Pronti! Ciao a tutti ragazzi, Buonasera. ciao amici, Buonasera. buonasera a tutti. Siamo qui per la seconda edizione della live non stop di 50 domande sui manga, che poi non le contiamo, anzi magari le conto anche, però diciamo che andiamo a oltranza fin quando abbiamo voglia di rispondere alle domande sui manga per consigliarvi letture, per non so se volete delucidazioni, se volete appunto consigli su questo e quant'altro legato al mondo dei manga e dei fumetti in generale. Io sono Gigio di Anime Click, insomma ormai mi conoscete qua in questa rubrica di Manga Click su Twitch. Sono in compagnia del mio collega in diagonale, prima di presentare gli ospiti, Roberto Bob, che avete conosciuto anche lui in tantissime live. Buonasera Bob. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, e poi presento gli ospiti, mi perdonerà Kirio, ma vado per galanteria prima da Valentina, devi. Che è stata con noi in passato. Ciao Vale, tutto bene? Ciao, benissimo, grazie, buonasera a tutti. Cosa stai leggendo Ciao, in questo Vale. Periodo? Tu che sei veramente una masticatrice di fumetti in una maniera incredibile, io ti seguo sui social e... Leggi veramente tantissimo. Ho perso il conto. No, in realtà adesso sto recuperando tutto Attack on Titan. Mi sono prefissata questa cosa e quindi ho detto lo comincio e vado avanti. E devo dire che probabilmente non me ne vogliono tanti che l'hanno amato dall'inizio. Io ho cominciato ad amarlo davvero dal 18° volume in su, praticamente. Ho capito. In vista del finale ti fai questo... In questo recupero. Ho intenzione anche io di farlo, perché comunque io adoro leggere i manga tutti in un'unica soluzione, però sono anche in pari, per cui non so nemmeno io. Deciderò strada facendo. Tanto non so quando è che dovrà uscire circa l'ultimo volume in Italia. Più o meno. In Italia forse a novembre, mi sa. Più addirittura. Sì. Ad aprile mi sembra in Giappone, quindi wow, c'è tempo. Allora... Magari quest'estate mi faccio la full immersion, tanto alla fine non sono nemmeno troppi numeri. E poi, vabbè, Kirio, presento anche te, ho bisogno di presentarti, ti conoscono ormai tutti. Sì, beh, è sempre carino, a me piace sempre quando mi presenti, quindi vai. Quindi presento per voi il nostro amico e ospite mai di tante live, Kirio 1984, ciao Kirio. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Oggi in trasferta, come potete vedere dalle immagini, sì. non nel suo covo segreto di casa. È un green screen in realtà, secondo me. No, quello che ho di solito è il green screen, invece in realtà non c'è giusto, nulla. In realtà è così. In realtà sei all'IKEA. Sì. Sembra. Ci sono quelli che fanno il video dall'IKEA, ma vi vedo che ogni tanto capita qualcuno che finisce anche sui giornali per cose abbastanza strane che si fanno all'IKEA, con tanto sì, anche che si chiudono negli armadi e poi, sì. Ma poi è incredibile all'IKEA, prima devo provare. Ogni volta che ci vado a vedere i gabinetti, cioè i water con su scritto non è un water funzionante, perché probabilmente qualcuno ogni tanto è importante specificare, non si sa mai. Va bene, nel frattempo che qualcuno abbia il coraggio di farci le prime domande, chiedo anche a te, Kirio, cosa stai leggendo in questo periodo? Ma senti, io nell'ultimo periodo ho letto i primi due di Baptism di Kazuo Umezu e sto aspettando di leggere il terzo, che è molto molto figo, devo dire la verità, uno shoujo particolarissimo. Però non voglio dire di più perché farò sicuramente una recensione, come ho già fatto per Io sono Shingo, che è l'altro di Umezu. Mi era piaciuto molto anche quello. Questo è completamente diverso, ma secondo me vale la pena anche leggere questo. Questo sì, questo. L'ultima cosa che ho letto è stato il secondo volume di Baptism. Ecco, noi promettiamo questa sera di leggere più domande possibili, ovviamente, se ce ne sfugge qualcuna. Vi ricordo che potete eventualmente fare anche una donazione per essere sicuri che la vostra domanda venga letta in live e avrete la risposta da parte di tutti. Ecco, non è obbligatorio, chiaramente, però ecco, se volete essere certi che la vostra domanda venga letta, quello è un upgrade della vostra domanda.
Nel frattempo qualcuno si lamenta del fatto che tu non abbia una sciarpa radical chic coi teschi. Vedo sì, perché nell'ultima live nell'ultima live avevo la sciarpettina, è vero, la sciarpettina. Era la versione milanese imborghesita. La prima domanda la facciamo a Valentina, visto che la fanno direttamente a te e te la mostro. Chiedete alla scimmia blu: quali sono i suoi manga preferiti? La domanda del secolo, insomma. Pronti via, Pam, subito il domandone. Le classiche domande odio facili. Domande. Infatti, le odio perché poi non so mai rispondere. È difficilissimo. È impossibile. Sono domande troppo difficili che... Ma io tanto ho sempre risposte paraculo per queste cose, tipo no, ma perché, che ne so, dipende da se si intende, cosa vuol dire, in che periodo, eccetera, eccetera. No. Ma dopo ce n'è una peggiore, No, sempre peggio. Per cui sei obbligata almeno a dirne uno, magari non il tuo preferito, però diciamo uno che... Allora, ne dico uno a cui sono molto affezionata, che mi piace veramente molto, che non è Berserk, perché ci siamo rotti le scatole, se no parlo solo di Berserk. Ok. La lasciamolo, dico, che ci vogliamo fare d'altronde, con tutte le menate che ci possono essere dietro, però. E dico Sunny è bellissimo, secondo me. Ti è piaciuto Matsumoto in generale? Moltissimo, sì. Bob perché è un grande animatore. Ma Matsumoto ha fatto tantissime cose. Tra l'altro ho scoperto anche con una buona collaborazione da parte della moglie, perché molti dei personaggi femminili sono stati poi arrangiati molto dalla moglie, e infatti sono contentissima adesso che verrà pubblicato anche Number 5, se si pronuncia così, non sì. Ho capito bene come si dica in realtà. Il manga per tesi del 2021, sì. Che tra l'altro è un argomento della prossima live, i manga più attesi del 2021. Ecco, allora io già lo sto attendendo, perché in realtà non sono in generale, però devo dire che Sunny, già le tematiche mi piacciono molto gli slice of life, mi piacciono gli slice of life che hanno un buon contenuto e sono ben raccontati, e quello ha una regia secondo me strepitosa. Cioè ci sono, soprattutto il fatto che sono tutte singole storie di questa con questa ambientazione, con questi bambini che vengono praticamente abbandonati dalle loro famiglie in una sottospecie di casa famiglia più che un orfanotrofio, perché è un posto dove possono essere anche riportati a casa, insomma ti lasciamo lì per tot, se poi possiamo ti veniamo a riprendere. E quindi ci sono tutte queste interazioni fra questi bambini che hanno esperienze molto diverse, anche il fatto che ci sia forse una possibilità di essere riportati a casa pesa su di loro tantissimo. Su quelli che possono, su quelli che non possono, su come vivono questa cosa, ed è stranissimo tra l'altro perché di solito si vedono storie di magari più adolescenti, però che sono molto in collisione con i genitori, invece qua c'è questo bisogno di amore da parte dei genitori incredibile, ed è più uno scontro a volte fra di loro per di prevaricazione, ma praticamente è una guerra fra poveri, ecco, questo è bellissimo. E soprattutto adoro il fatto che siano tutti dei singoli racconti che riescono a essere veramente molto conclusivi. Ci sono delle tavole stupende per come sono impostate, proprio per come vengono raccontate, a volte anche senza neanche le parole, e i finali sono splendidi, cioè le chiusure di ogni capitolo, ce ne sono alcuni che fanno venire i brividi, secondo me. Sono veramente, veramente bellissimi, con momenti di silenzi che però sono davvero significativi, non come quando si dice ah, che bello, questo momento di silenzio, no, Matsumoto li fa davvero ad hoc, secondo me. Insomma, tu consigli Sunny tra le tue varie letture ai nostri uno attenti. Fra i tanti, sì. Faccio invece la seconda domanda, una la scarto perché è impossibile, cioè io ti voglio bene, Tetsuboi, però la domanda, no, non eri tu, era Mimot86 che ci chiedeva quali sono per voi i tre manga del decennio 2010-2020. Io dovrei pensarci un bel attimo, nel senso un buon 15 giorni. Beh, ma Kirio però secondo me c'è già qualcosa in mente, perché lui fa queste cose da decenni. Sì, Kirio è uno che ama scervellarsi un po' di più.
No, più che cervellare, sì, ti posso riportare quelli che ho messo nella mia top effettivamente del decennio ai primi tre posti, che per me dell'ultimo decennio sono stati Mob Psycho 100, One Punch Man e Golden Kamuy, assolutamente. Primo posto Golden Kamuy. Sì, sì. Golden Kamuy per completezza di storia, per una storia originale, ambientata in un posto che non viene battuto così tanto. Disegni belli, poi il manga ha veramente tutto, nel senso che c'ha azione, comicità, momenti seri, momenti più drammatici, momenti storici, combattimenti, cioè, ha veramente, veramente documentario tutto. Anche non gli manca un po' nulla, documentaristico, cioè, quando si sofferma sulle abitudini, sui costumi Ainu, eccetera. Sì, anche sì. Informativo, nell'ultimo volume che ho letto c'è la parte sul cinema, su queste videocamere ancestrali, cioè poi sugli animali, su tantissime cose, veramente uno dei manga più completi che abbia mai letto, assolutamente. E poi anche Mob Psycho 100 è un capolavoro per me. Anche secondo me. Di sceneggiatura, di regia, di anche di storia, perché non è così banale, anche se parte che potrebbe sembrare banale, ma in realtà poi fa capire che, vabbè, non voglio spoilerare chiaramente, però insomma che i poteri del protagonista non sono una cosa importante, ma è molto più importante altro nella vita. E One Punch Man, anche quello è bellissimo, bellissimo per quanto riguarda le parti comiche, i disegni di Murata, che sono veramente un film su carta, e anche tante parti dove parodizza. Tu stai parlando comunque abbastanza per, diciamo così, gusti personali, chiaramente, certo. Dal punto di vista simbolico per te è la stessa cosa, cioè nel senso che ha rappresentato di più il decennio. Questo è più difficile come domanda. Questo è più difficile, perché comunque ci sono stati titoli anche recenti, tipo Demon Slayer, tipo Beastars, tipo... Ma se tu mi parli magari di successo, quello, vabbè, chiaramente Demon Slayer. No, perché sai, ogni tra virgolette generazione, ogni decennio ha il suo manga simbolico che può essere... Non credo però che sarà un manga simbolico Demon Slayer. Quando guarderemo a Demon Slayer fra 10-20 anni, non stavo dicendo che lo era, stavo dicendo che comunque ci sono stati tanti manga simbolici particolari. Una domanda che non è poi tanto una domanda, qualcuno ci consigliava Asano in precedenza, appunto sulla chat. So che per esempio Bob è un grande estimatore di Inio Asano, è un grandissimo autore, insomma, che penso che chiunque di noi ha affrontato. Tu, Bob, sono sicuro, perché un manga te l'ho passato io, se non sbaglio, in una qualche fiera ci siamo scambiati Asano. Non so se volevi consigliare una lettura in particolare di questo autore. Una in particolare non saprei, forse giusto una pubblicazione recente, che è una raccolta, Inio Asano Short Stories, che credo che anche Kirio la consigli spesso nelle sue live. Può essere un po' un punto di accesso, diciamo, a quest'autore. Per il resto, come opere preferite, forse la mia preferita è What a Wonderful World. È un... Anche qui si tratta di una serie di racconti brevi che però mettono in evidenza tutte le caratteristiche della poetica di Asano, no? Questo pessimismo di fondo, questa gioventù alla deriva, con delle tavole veramente molto molto poetiche e toccanti. Anche Solanin è un racconto che mi è piaciuto molto per via della tematica un po' musicale, che... Uh-huh. Ho trovato molto riuscito questo binomio tra le vicissitudini giovanili dei protagonisti e le aspirazioni artistiche. Ecco, e poi mi è piaciuto anche molto il colpo di scena, che non voglio spoilerare, però avviene proprio nel bel mezzo della storia, che spiazza veramente, arriva come...
in maniera inaspettata e spiazza molto il lettore. Quella trovata, diciamo, di sceneggiatura mi è piaciuta molto. Comunque, in generale, consiglio tutto di Ennio Asano, è veramente un autore bravissimo, coltissimo. C'è anche un altro piccolo volume uscito per Planet Manga, si chiama Eroi, anche quello è molto molto particolare. Certo, no, va un po' al di là della sua, diciamo, cifra stilistica tradizionale. Però è molto metaforico, diciamo. Sì. Anche lì decostruisce un po' il fumetto, cambiando in continuazione personaggi, è costruito in maniera davvero originale. Autore estremamente particolare, però io lo trovo adorabile. Cioè, non, in ogni caso, come dico spesso io, porta a casa il risultato. Magari in una qualsiasi sua opera io mi sono trovato veramente accolto tra le pagine, quindi è tra i miei, cioè, diciamo, tra i miei autori preferiti, almeno di Planet Manga. Dopo, purtroppo, come avviene spesso per quell'editore, non sono manga reperibilissimi e bisogna veramente fare incetta appena escono in fumetteria, però di base veramente grandissimo. Sì, io per quello consiglio sempre Short Stories per approcciarsi ad Asano, che è uscito, credo sia ancora disponibile, credo. Poi non so, perché la mia preferita è Buonanotte Pum Pum, però immagino sia in parte esaurita. È un dramma. Sì, sì. A tuttora avevano fatto delle ristampe di alcuni numeri, ma alcuni non si trovano. A volte me lo scrivono, mi dicono no, non si trovano più. Chiedono... Purtroppo sono cose che possono anche far, diciamo, desistere molto la gente sull'approfondimento di un autore, a volte. Perché tanto dico, se non trovo la serie è inutile che mi ci metto. Però... Non ricordo più dove è finito il commento, ma c'era, sono sicuro. Ci chiedevano cosa ne pensavamo di Vinland Saga. Eccolo qui, tac, ce l'ho, di Tetsuboi. Lo leggo soltanto io qua dentro? No, io lo leggo. Okay, meraviglioso. No, a me è un manga che già dal suo esordio all'epoca che fu è piaciuto sempre tantissimo, più che altro per l'originalità dei temi trattati, perché comunque è un manga storico per certi versi, nonostante abbia dentro un po' tutta la componente più, chiamiamola così, grottesca, no? Questi personaggi strapompati, stereotipati, eccetera, eccetera. Però comunque ha una trama di fondo storica, reale, sui vichinghi. C'è un personaggio giovanissimo che compie i primi passi sin dalle prime pagine del manga, c'è una storia di vendetta, un dramma molto molto forte, e poi strada facendo si sviluppa, purtroppo c'è da dire che si sviluppa in maniera estremamente lenta, perché tra il fatto che escono pochi volumi, cosa uscirà? Un volume l'anno, due volumi l'anno adesso, forse nemmeno. Quindi quando ci si approccia alla lettura, certe volte scorre, non è un manga estremamente denso di dialoghi, non è un manga corposo, diciamo così, per cui veramente ci si trova immersi magari un quarto d'ora una volta l'anno, e questo è un po' il suo difetto principale. Però comunque lo sviluppo della trama a me piace, è sempre un manga che leggo con piacere e che consiglio sempre, l'avevo consigliato anche qui quando abbiamo parlato dei Seinen, per cui se riuscite a recuperarlo, secondo me è una lettura che vi può piacere, estremamente diverso rispetto al solito. Forse però parliamo di un'altra cosa, però parliamo sempre di un manga storico non ambientato in Giappone, io in qualche modo lo paragono un pochino a Kingdom da questo punto di vista qui, perché parliamo comunque di guerra, è meno introspettivo, forse più introspettivo Vinland Saga di Kingdom, però ecco, siamo ambientati al di fuori dal Giappone, in una trama lontana da quella terra, ma che in gioco forza è più vicina a noi, perché comunque abbiamo tutti quanti studiato i vichinghi a scuola, abbiamo tutti approcciato quel mondo lì, insomma. Dopo non so se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa su Vinland Saga, altrimenti
c'è un'altra domanda. Villanzaga è stupendo. No, io volevo riallacciarmi a un'altra domanda, di quella di Steve B, che chiedeva qual è il personaggio in assoluto che ha avuto la miglior crescita psicocaratteriale. Uno dei personaggi che l'ha avuta è proprio Thorfinn di Villanzaga, per come cresce. A me è piaciuto, non me l'aspettavo per niente questa crescita all'inizio, e mi sembrava il personaggio classico molto molto stereotipato, quindi mi ha sorpreso e mi è piaciuta tanto la crescita sua. Allora la visualizzo in modo tale che possiamo poi rispondere anche tutti quanti. Tac. Secondo voi qual è il personaggio in assoluto che ha avuto la miglior crescita psicocaratteriale? È difficile però. Difficile anche questa. Sì, ma ci sono. Cioè, Thorfinn sicuramente. Poi per me anche quasi tutti i personaggi dell'Attacco dei Giganti. Dovessi dirne uno che è il mio personaggio preferito, forse è Reiner, dell'Attacco dei Giganti. Ad esempio. Bel personaggio, sì. Concordo. Sì, mi piace molto, mi piace molto. Sì. Sto scrutando la libreria per... No, io se posso suggerire un classico però, un classicone. Io direi proprio Joe Yabuki di Rocky Joe. Beh, cavolo. Bello. Vero. Vuoi anche spiegare il perché? Beh, vabbè, non voglio spoilerare ora la storia, però si parte da un ragazzo, insomma, che scappa da un riformatorio a un altro, e va anche nel carcere minorile, voglio dire, non proprio uno stinco di santo, un caratteraccio che si rende anche odioso in alcuni momenti nei confronti di alcuni personaggi. Soprattutto il personaggio femminile di Yoko, insomma, a volte è odioso veramente come carattere, e quindi nel corso della storia vediamo un po' la sua trasformazione, grazie anche al rapporto con gli altri personaggi, con il personaggio di Toru Rikishi, che sarà fondamentale, no, per lui, per la sua crescita non solo sportiva ma anche proprio come uomo, personale, esatto. Io voglio andiamo a parlare del suo rapporto col vecchio pugile Danpei, anche lì abbiamo un qualcosa di veramente che tocca il cuore a livello di psicologia dei personaggi, di profondità dei personaggi. Sono tantissimi personaggi, si può parlare quasi di un manga corale, però appunto il protagonista, sì, è quello che ha una parabola veramente paradigmatica, no? Se si parla di crescita del personaggio. Io volevo fare anche una, cioè nel senso, sto cercando, se non sbaglio si chiamava Gunma, sì, Gunma Akagi, il personaggio di F Motori in Pista, che non so se avete mai letto, è un manga di Rokuda, lo stesso autore di Dash Cappei, Gigi La Trottola. E anche in quel caso lì, dal punto di vista umano e caratteriale, è un po' un personaggio, per quello che mi è venuto in mente proprio grazie a Bob, proprio perché anche quello è un personaggio estremamente problematico, drammatico, volgare in alcuni casi, che poi strada facendo ha un percorso di redenzione, chiamiamolo così, che lo porta a cambiare moltissimo caratterialmente, strada facendo, pur comunque mantenendo quel background che aveva nelle prime pagine. E poi, come altro personaggio, io vado proprio sul magari manga che non hanno letto in molti, e non mi ricordo il nome del personaggio, ma il protagonista di Shamo. Adesso non mi ricordo il nome. Kirio, non so se tu... No, il nome non lo ricordo neanche io, però di sicuro lui Anche il personaggio di Shamo, veramente un cambiamento incredibile lungo tutte le sue pagine. Un peccato, anche quello è un manga abbastanza bistrattato dal pubblico italiano, ma veramente meriterebbe una riedizione e quant'altro. Vado avanti. Io, devo essere onesto, su Shamo ho gradito tantissimo l'inizio, che era molto molto psicologico, poi si concentra un po' troppo sul combattimento,
cioè avrei preferito che rimanesse molto di più sulla psicologia del personaggio, per quello che ha fatto all'inizio, insomma, per sviscerare tutto. Invece diventa, sì, rimane un pochino quella parte lì, però alla fine poi l'80% è combattimento. Avrei preferito che rimanesse un pochino più sullo psicologico. Comunque si chiama Rio, Rio il personaggio. Ah, diciamo. Ok, bravo, bravo Bob. Rio Narushima. E io non me lo sarei mai ricordato. No, io ho letto sulla scheda di Anime Click, comunque. Con quei nomi sono una frana io, e già tanto che mi sia ricordato Gunma Kagi, cioè proprio... La nostra Rossellina ci chiede il manga che più vi ha sorpreso uscito nel 2020. Valentina, lascio a te la palla. Vale. Uscito. Io faccio fatica sempre. Non rubarcelo a me, Kirio. No, dite voi, tanto io sto guardando ci devo pensare, perché sono piena di cose che magari ho recuperato quest'anno. Allora, rubarlo a Valentina, attenzione. Vai, ruba. Vai, Kirio. Io, Heavenly Delusion, l'ho detto diverse volte, e per me quello è il più sorprendente del 2020. Il manga che mi è piaciuto in assoluto di più, che mi ha ricordato anche per certi versi Akira di Katsuhiro Otomo, nonostante poi sia molto diverso, però me l'ha ricordato tanto, anche se il paragone è ovviamente prematuro, e per me sì, quello, primo posto del 2020, Heavenly Delusion, assolutamente. Valentina? Non è ancora... Entro nella libreria. Vuoi che passo la palla a Bob nel frattempo? Sì, no, ma io ci devo pensare. Devo stare a guardare. In effetti, attenzione, però, c'è la parola sorpreso. Diciamo che quello che magari non vi aspettavate, che vi ha stupito veramente tanto. Nel frattempo rispondo io, se magari dopo vi viene in mente qualcosa. A me, dal punto di vista della sorpresa, dico La Regina d'Egitto, perché è il manga che veramente mi ha proprio più sorpreso di tutti quanti in assoluto. Avrei voluto dire, no, però quello è 2019, Atelier of Witchette, se non sbaglio, però nel 2020 La Regina d'Egitto, perché è un manga che dalle cover, dai disegni e quant'altro mi sembrava un manga di Kaoru Mori, quindi un tratto che mi ha letteralmente attirato come una calamita, per cui l'ho preso un pochino a scatola chiusa. Però pensavo di trovarmi di fronte a un manga estremamente diverso, quasi molto più adolescenziale, magari stereotipato, magari con molte più frivolezze. Invece è un manga drammatico, intenso, con una bella trama di fondo, con personaggi chiaramente fittizi, cioè nel senso che non credo che ci sia qualcosa a livello storico che sia realmente accaduto, però veramente consigliabile, perché è una trama, come detto prima, molto molto completa, con dei bellissimi personaggi, bellissimi disegni, e che merita veramente la lettura. Valentina e Bob, nel frattempo, vedo che Valentina continua a leggere. Okay, io continuo a guardare. Vai Bob. Se Valentina, ecco, direi che è una delle sorprese maggiori di questo 2020, ma in particolare di quest'ultimo periodo, è stato Search and Destroy di Atsushi Kaneko. Non tanto sorprendente dal punto di vista della qualità di quest'autore, che era già conosciuto, insomma, avevo già letto diverse opere, tutte eccellenti, però mi ha sorpreso come ha trattato la materia tezukiana. Diciamo che con Tezuka un po' tutti si sono prima o poi confrontati. Il suo modo di rileggere la storia originale di Tezuka insomma, mi è piaciuto moltissimo, mi ha sorpreso positivamente. In chiave cyberpunk, quindi con tutto l'armamentario, no, che questo genere si porta dietro, con lo stile grafico eccezionale di Kaneko, che è veramente spettacolare. Fa delle tavole fantastiche, quindi Tezuka da questo punto di vista può stare tranquillo che ha fatto un lavoro eccezionale con la sceneggiatura originale.
Passo la palla alla prossima domanda, che l'avevo vista prima e mi interessava sapere il vostro giudizio, cioè se qualcuno poteva consigliare, eccolo qui, tac, se non sbaglio. Forza, siete pronti per i consigli? Ma credo che si intenda comunque reperibili o del presente. Reperibili. È quello il problema. Che gran parola importante. Non so se di reperibile c'è qualcosa, ovviamente. Sì, ha voglia. Outroad, che ho letto ultimamente, che è un capolavoro, secondo me. Per esempio, mm-hmm. della Dinit. Oppure anche Il poema del vento e degli alberi, penso che sia reperibile. Ed è sicuramente tra i miei top shoujo di sempre. E se io voglio consigliare, dimmi Bob, vai. L'altra collega del gruppo 24, Moto Agio, con Il clan dei Po e Il cuore di Thomas, penso che siano definibili come shoujo. Sono due super classici, secondo me imperdibili. Dopo ci sono le classiche diatribe per gli amanti del genere. Shoujo, non è shoujo. non c'è nessuna diatriba in realtà. La nuova edizione di Lady Oscar è da prendere in considerazione anche. Assolutamente. Sono d'accordo. Sì. Io, vabbè, dopo il fatto che peraltro, scusa se ti interrompo, uscirà anche La finestra di Orpheus. E secondo me anche quello, io ho la vecchissima edizione, anche quello da tenere in considerazione. Soprattutto io ho apprezzato tantissimo la parte finale in cui è ambientata in Russia durante la rivoluzione. Per me anche solo per quella vale tutto il fumetto. No, tra l'altro a me quello sono curioso. Comunque a me quel percorso che sta facendo J-Pop da quel punto di vista lo sto veramente sponsorizzando un sacco, cioè nel senso, perché comunque ha avuto un discreto coraggio su dei manga che magari un tempo non erano nemmeno pensabili in Italia, eppure sta creando un vero e proprio clan di adepti su quel genere, che è un genere molto particolare perché appartiene comunque a un'altra epoca storica rispetto alla nostra, e direi che stanno facendo un ottimo lavoro, poi sempre conditi con le solite ottime edizioni. Io consiglio Banana Fish, non so se è consigliabile, posso consigliarlo? Ci sono state tantissime lamentele sull'edizione, 18 euro. E per il prezzo, però insomma siamo di fronte comunque a un manga, forse riesco anche a recuperarlo, forse sì, qui da leggere, però comunque un manga estremamente corposo perché saranno 400 passapagine, comunque solo layout, tac, vedete, comunque un'edizione certo costosa, perché ripeto sono 18 euro per 9 numeri, però era un manga molto molto atteso nel 10 numeri. Che scemo. C'è anche vabbè, giusto per spendere un po' di più. 5 di 10 e ho detto 9. Vabbè. No, ma tutto sai perché? Perché esce il 9, è uscito il 9 adesso e mi sono confuso. Però ecco, io lo consiglio perché ricco d'azione, molto introspettivo, è una trama che ti prende un casino, non riesci, cioè continui a leggerlo. Io lo avevo letto ai tempi che fu, e ho voluto riprendere questa edizione, me lo sto rileggendo e me lo sto gustando come se fosse la prima volta, per cui chiaro, ha un costo, però è interessante. No, sicuramente Banana Fish è tra i titoli migliori. Comunque piccolo momento spam, sicuramente a febbraio uscirà la mia top shoujo anche, quindi se volete qualche consiglio sugli shoujo, insomma. Ottima! Ce ne saranno. Recuperabili o no? Perché se mi ci metti a proteggere la mia terra e abbiamo bello, è finito di parlare. Secondo te ce la metto? Ce la metto per forza, però. Io mi sono trovato in 9 su 10 dei tuoi shonen, quindi... insomma non è, abbiamo dei gusti sono simili, abbastanza tipici, quindi immaginavo. Vado con un'altra domanda, qualche volta ci è già stata fatta, però è sempre buono rivangare questa domanda, e secondo me
se me lo concedete, passerei la palla a Bob. Che Bob, ti do soltanto 3 minuti. Ok, nel frattempo inventatevi qualcosa, ci penso. No, veramente, a parte gli scherzi, come entry level del Gekiga? È una bella domanda, perché la maggior parte degli autori hanno un linguaggio proprio, originale, quindi non c'è un autore che può riassumere un po' tutto il movimento. Io mi sentirei di consigliare quello che è da molti considerato il primo racconto Gekiga pubblicato in volumetto. Si tratta di Tormenta Nera di Tatsumi, edito in Italia da Bao Publishing. Credo che sia ancora reperibile, sì, in catalogo. Dovrebbe essere reperibile. Ed è un piccolo gioiello, insomma, è un piccolo capolavoro. Assolutamente consigliato. Non è un Gekiga classico, se vogliamo, è un po' mutua molto dal linguaggio in parte di Tezuka e in parte cinematografico. Ha quel tono drammatico tipico del genere, anche se, come giustamente mi correggerebbe Kirio, non si tratta di un genere vero e proprio, ma appunto di un movimento artistico, pertanto fatto di tanti esponenti, di tante personalità diverse. Sono andato a recuperarlo, sì. Intanto che ne parlavi. Ah, fantastico, grandioso. Vai. Questa edizione è molto curata, anche perché alcune pagine, cioè sono i capitoli sono scanditi da pagine in bicromia, insomma, a colori ma non a colori, insomma, un artificio che dà un aspetto molto vintage. Sì, per esempio questa è verde, non so se si capisce, ma è verde. Sì, poi sì. Ne abbiamo di blu e dopo purtroppo penso che con le webcam non si riesce. Sì, le tavole sono fantastiche, sono è una storia ricca di azione, di avventura, di suspense, è un piccolo giallo quasi hitchcockiano, potrei definirlo, come un film di Hitchcock che ti tiene incollato alle pagine fino all'ultimo, davvero. E non manca un colpo di scena finale, davvero, che ti spezza le gambe. È fantastico. Potrei consigliare quello, ecco. Come entry level, non so se Kirio ha qualche... questo. Sì, io... Allora, tu so che ogni tanto dici sempre che per approcciarsi a quello passeresti da Tezuka come apripista, forse... in generale. Vabbè, no, ma Tezuka è più una cosa in generale, proprio per anche per il manga in generale, no? Però se uno vuole approcciarsi al Gekiga, secondo me la cosa migliore da leggere in volume unico è L'uomo senza talento di Eshiro Tsuge, che è anche un po' più, volendo, semplice, non troppo onirico rispetto a tante altre opere di Tsuge stesso, che è il mio autore Gekiga preferito. E se dovessi dire il mio volume Gekiga preferito, sicuramente è Neji Shiki dello stesso Tsuge, però non lo consiglierei mai per partire con quella corrente letteraria, perché è abbastanza difficile e pesante. Quindi L'uomo senza talento è la sua ultima opera, Il canto del cigno di Tsuge, ma in realtà secondo me è anche la migliore proprio per approcciarsi a questa corrente. Anche un altro volume della Bao, comunque, è Una vita tra i margini dello stesso Tatsumi, che è una biografia proprio su tutto il movimento, ed è anche un bellissimo fumetto, non è solo una biografia, è anche un bellissimo fumetto. Sì, confermo, è molto bello, è paragonabile alla vita a fumetti di Tezuka. Tezuka, una, sì, vita a fumetti. È molto simile come approccio, perché unisce, sì, la biografia appunto alla storia romanzata, insomma. C'è un'altra domanda che non capisco il motivo. Pensate che tu entri sempre i tra i peggiori manga di Urasawa.
Per me è il miglior manga di Urasawa. No, no, io no. Addirittura è il preferito, cioè nel senso che secondo me è... io è il manga che ho preferito in assoluto e mi è piaciuto talmente tanto che mi sono tatuato il simbolo dell'amico, è un manga che porto nel cuore, tra i miei tre manga preferiti nella... di sempre, per cui non posso assolutamente dire che mi piace qualsiasi opera di Urasawa, mi è piaciuta, forse quella che mi è piaciuta meno è stata Pluto, però nel senso mi è piaciuta un pochino meno rispetto alle altre. Tra l'altro ho letto Iawara proprio recentemente, mi è piaciuta anche quella, nonostante sia estremamente embrionale di Urasawa, però insomma 20th Century Voice io lo ritengo un capolavoro, poi chiaro precisamente anche per me è la migliore opera di Urasawa, 20th Century Boys, almeno per i gusti personali, chiaramente molto molto vicino a Monster come qualità, però per me è la migliore 20th Century Boys. Beh, dopo chiaramente si dicono che Monster è superiore a 20th Century Boys, ma chiaramente sono gusti personali, nessuno sta... A me, per esempio, Monster, se dovessi fare una classifica dei 20 manga che mi sono piaciuti di più in assoluto, probabilmente metterei dentro anche Monster. Però ecco, in generale, in linea di massima, mi è piaciuta di più la trama di 20th Century Boys. Questo ne stavamo parlando prima. Cosa ne pensate di quelli che dicono che Attack on Titans è... calato dopo il time skip? Io li prenderei a sberle. Deciso, insomma, così. Beh, prima Valentina stava dicendo praticamente il contrario. Io sono arrivata al 24, 25, francamente non mi ricordo esattamente a che numero siamo, però per me decolla da un certo punto in poi. Prima ho faticato sinceramente a leggerlo, però capisco anche che abbia preso tutta un'altra china, cioè è diventata una storia che ha proprio una narrativa diversa, un'intenzionalità diversa, ed è il motivo per cui a me è interessato molto di più. Però so che c'è chi non ha apprezzato. Io non ho mai sentito persone parlare di calo di Attack on Titan, perché se li avessi sentiti li avrei ignorati probabilmente. Cioè, che gli vuoi dire? Nel senso, non esistono cali di Attack on Titan. Si è sempre mantenuto strada facendo, e io cali non ho notato. Ma più che mantenuto, migliora. No, è migliorato di brutto. Ma parecchio. Calo proprio zero. Soprattutto quindi... considerando la difficoltà, io personalmente ho avuto una difficoltà terribile con i primissimi volumi, perché erano davvero, io li trovavo davvero brutti, ma brutti. il disegno... No, terrificante. Che poi magari la gente dice, One, Mob Psycho 100, come sono brutti. Non sono brutti, cioè hanno un senso, come dire. Poi lo vai a leggere, Mob Psycho 100, ed è leggibilissimo, è godibilissimo. E anche la bruttezza dei disegni comunque non, secondo me, non inficia nella tavola, in niente, ha un senso, è consistente. Invece in Attack on Titan sembrava una cosa fatta con vorrei arrivare a fare qualcosa di fatto bene, ma non ci riesco. Quindi c'era già un altro... È un po' come consigliare un manga di Kurumada, insomma, con i Cavalieri dello Zodiaco, che sono quei disegni che ogni tanto si fa veramente fatica. A me soprattutto Kurumada disegnava peggio, secondo me, di Isayama. Kurumada, ringraziamo il cartone animato. Però sì, perché adesso lungi da me da non consigliarvi i Cavalieri dello Zodiaco, però il manga è veramente estremamente difficoltoso, e io sono un grandissimo appassionato, si può vedere qua, insomma, nel modellismo, eccetera, eccetera, qui sotto. Però capisco quindi Valentina quando parla di difficoltà nella lettura. Io più che altro nei volti, più che nei disegni in sé, proprio nei volti dei protagonisti. Che... Le proporzioni. le case che sembravano fatte con la squadra, come si fanno a tecnica, alle medie, no, non, nulla, non c'era proprio niente. Non riuscivo a salvare nulla.
Allora, l'importante è che ci sia una buona storia dietro. La storia, a quanto pare. Vado con questa. Manga di Kamimura che raccomandereste, Bob, visto che non hai parlato per un pochino anche tu. Bob, Kirio, no, anch'io, però... Dunque, il mio manga di Kamimura preferito è Il fiume Shinano. Arubano! Un piccolo capolavoro di un vero e proprio romanzo a fumetti con la R maiuscola, perché c'è tanto di sceneggiatura, c'è tanto di disegni, c'è tanta roba, insomma. E anche l'edizione di Coconino è di tutto rispetto, un'edizione cartonata, ultimamente hanno fatto anche un cofanetto, è molto molto prezioso, ecco. Cos'altro consigliare di Kamimura? Forse L'età della convivenza sarebbe forse un po' troppo impegnativo come prima lettura, quindi mi orienterei, forse consiglierei anche Una gru infreddolita, che è un racconto storico di epoca Edo, vi si riconosce il tratto di Kamimura, c'è un po' tutta la caratteristica della sua poetica, un tocco di erotismo, tanto romanticismo e qualche haiku, qualche tocco poetico qua e là, perché Kamimura era anche un grandissimo scrittore, oltre che un fantastico illustratore, designer e fumettista. Io sono contento che l'abbiano portato in Italia e ce l'abbiano fatto conoscere. Diciamo nell'edizione che... della J-pop poi ci sono anche una parte che, cioè, diciamo, c'è quel momento che va in contrapposizione narrativamente, c'è una parte che poi è stata tolta della storia di Una gru infreddolita, che rimessa insieme, diciamo, nell'unico volume, a un certo punto lascia un attimo di interdetti, perché non capisci come mai, cosa è successo, perché prima succede qualcosa e poi dopo viene negata questa cosa. Però poi andando a leggere, insomma, nella... Io che sono sentimentale dal punto di vista dei manga, anche soltanto quando ne abbiamo parlato con Coconino qui in una live, che c'era anche Bob, anche soltanto il sapere che l'editore va a contatto con la famiglia, con la figlia che recupera le tavole, è com'è anche soltanto leggere un manga che ha questi, diciamo così, c'è questo preambolo, c'è questa storia tra l'editore e la famiglia, che poi Coconino, per esempio, con Kamimura ha proprio una, diciamo, cioè è un amore reciproco, perché comunque credo che anche in Giappone la famiglia stessa sia contenta di vedere che nascono nuovi appassionati in Italia. Per quello che ho detto prima, sono contento che lo abbiano portato e ce l'abbiano fatto conoscere. E è un grandissimo autore e penso che io comprerò di suo tutto a scatola chiusa da qui alla notte dei tempi, qualsiasi cosa decideranno di portare. Aspetta, c'era un'altra domanda che stavo dicendo prima. Kirio però non ha detto quale Kamimura consiglierebbe. Ma io, cioè, dico il mio preferito alla fine, perché qui non chiedeva come primo approccio, quindi io vado direttamente su L'età della convivenza, che è il mio preferito di Kamimura in assoluto, sia per quanto riguarda proprio lo spirito anche ribelle che aveva quel manga lì, in un Giappone in cui la convivenza era vista alla pari di un omicidio, praticamente, cioè una cosa gravissima, talmente grave da doverla nascondere a chiunque. E poi dopo c'è anche uno sviluppo inaspettato sui personaggi dell'opera, soprattutto sulla ragazza. Quindi è anche l'opera che più me l'ha fatto amare, che l'ho conosciuto con Lady Snowblood, che probabilmente anche quello potrebbe essere un buon approccio come prima storia, magari anche per chi già conosce Kill Bill. Eh sì, certo, Tarantino si è ispirato al film di Lady Snowblood, però comunque di conseguenza si è ispirato anche a Shurayuhime. Sì, però la mia preferita rimane assolutamente L'età della convivenza.
No, però diciamo che Lady Snowblood aveva quell'attrattiva lì, tra virgolette, pubblicitaria, no? Nel senso che era più facile approcciarsi a quel manga perché chiaramente Kill Bill, Uma Thurman, Tarantino, insomma, è stato un capolavoro della cinematografia, chiamiamolo ancora, certo, recente, per cui era anche più facile da vendere. Poi sì, la decisione di proseguire su quella strada è stata coraggiosa e chapeau in questi casi. Altra domanda: che ne pensate di Jujutsu Kaisen, sia anime che manga, se avete avuto modo di approcciare? Rispondo io: a me purtroppo non è piaciuto. non è colpa mia, ogni tanto capita che anche i manga più blasonati e chiacchierati non mi piacciono. Io ho letto il numero uno, non era di mio gradimento, per cui l'ho sospeso. Mi hanno detto però che strada facendo migliora, cioè nel senso diventa sempre meglio. Poi ci sono quegli shonen che a pelle non piacciono, io potrei dire Tutto Ritmo Reborn, potrei dire My Hero Academia, potrei dire il recente Chainsaw Man, insomma ce ne sono di manga che proprio a pelle non passano alla ghigliottina della cancellazione dalla mia casella, insomma. Non so se altri. Io non l'ho uguale. Ho letto il primo volume, non mi ha detto niente. No. Vi qualcun altro? Vabbè, sì, Storia di una geisha stava con... Allora, questa è bella di domanda. Vai, aspettami, tac. Degli Spokon, oltre a Slam Dunk e Rocky Joe, cosa consigliate? Io ce l'ho già, però aspetto prima la risposta dei miei compari di live. Io te la rubo a te. No, è possibile, non penso che la ruberai. Touch. Scusatemi. Ok, allora vai, ti lascio Touch. Ah, no, non dice in corso, no. No, sicuramente Touch, no, perché no, non è proprio uno Spokon, nel senso, cioè, molto di più rispetto a un manga sportivo, però c'è lo sport e sicuramente Touch è bellissimo, assolutamente. Valentina? Io, è uno dei generi, insomma, generi che non... storie sportive con me cascano veramente molto male, e Slam Dunk cadono bene perché sono delle belle storie, però non è una cosa che normalmente amo. Però se dovessi dire un anime che invece mi ha colpito molto, sportivo, abbastanza recente, stavo sicuramente Run with the Wind. Quello mi è piaciuto in un modo che non mi aspettavo, perché appunto normalmente non provo nessun particolare attaccamento per traguardi sportivi, proprio non mi coinvolgono. E invece quello mi è piaciuto moltissimo. Sulla corsa, peraltro, altra cosa, altro argomento che proprio non mi tange normalmente, però è stato molto bello, con i personaggi, le interazioni tra i personaggi sono molto belle, quindi quello su Crunchyroll si trova e lo consiglio sempre tanto. E io alla corsa sono legato, adesso non si vede, ma un tempo correvo. Bob, hai consigli Spokon? Sì, io consiglio Ping Pong di Taiyo Matsumoto. È una serie breve, snella, quindi facilmente, credo anche reperibile. Sì, 5 volumi sono. È un bellissimo manga, è inutile girarci intorno. Ha dei fantastici disegni, quelli di Matsumoto, originalissimi, che subiscono un po' l'influenza europea, quindi sono molto molto particolari. È una storia sportiva a tutti gli effetti, perché parla del tennis tavolo, descrive i colpi, le tecniche, i metodi di allenamento, cioè il tennis tavolo è centrale, lo sport è centrale in questo manga. Ciò nonostante riesce anche a descrivere dei bellissimi personaggi, sono tutti fantastici. Dai singoli, dai due protagonisti, ai comprimari, agli allenatori, sono tutti descritti magnificamente.
Chi conosce Taiyo Matsumoto, per aver letto magari Sanni, dove anche lì ci sono dei ritratti memorabili di personaggi, non si pentirà neanche leggendo Ping Pong. Mi sono recuperata infatti il primo volume, però ancora non ho avuto modo di leggerlo. La mia libreria è piena di cose che non ho letto. Ma è un classico, ormai è piano piano, perché io ci provo, io non svuoto la casella finché non ho finito gli arretrati, per cui il nostro fumettaro, che è in comunione mio e di Valentina, deve aspettare che io legga. Però no, di solito ogni 2 o 3 mesi svuoto, perché purtroppo io sono lontano, non ho la fumetteria sotto casa. Io come Spokon consiglio questo, soprattutto se siamo in Italia e il calcio comunque è sport nazionale per chi lo segue. Giant Killing di Planet Manga. È un manga piuttosto lungo perché sono usciti 46 volumi ed è un manga molto lungo, ma dove praticamente al suo interno la storia si evolve in maniera piuttosto lenta. Cioè non siamo di fronte al classico Tsubasa con le classiche partite ogni 4 pagine o quant'altro. Qui le partite durano magari anche un volume intero, un po' alla Slam Dunk, chiamiamo così, ma la cosa bella è tutto quello che viene mostrato del calcio a 360 gradi, cioè c'è la voce dei tifosi, ci sono dei protagonisti che sono tifosi, i giocatori chiaramente, l'allenatore che è il protagonista assoluto, la dirigenza, le persone che ruotano attorno alla dirigenza, poi si entrerà in campo nazionale, quindi anche addetti ai lavori della nazionale giapponese, e per cui considerate che siamo al numero 46, deve ancora finire la prima stagione, cioè non sappiamo ancora l'Etu, cioè la squadra di Tokyo che è protagonista, se riuscirà a vincere il campionato o meno, perché è veramente una trama che si dipana su tantissimi volumi ed è estremamente dettagliata anche nelle partite, vediamo comunque delle belle raffigurazioni. Ogni tanto a me è capitato in passato di leggere alcuni manga, specialmente sul calcio, in cui il gol veniva chiamato punto, queste cose così. Invece questo si capisce che comunque anche l'autore è appassionato, perché c'è questo autore che sembra un po' un Mourinho mangoso, e ecco, se amate il calcio chiaramente è un'opera che vi consiglio particolarmente. Non sto spoilerando niente, perché non so non so nemmeno io come finirà la stagione, però diciamo che lo attendo, voglio veramente scoprirlo. Qualcuno prima chiedeva, dopo adesso lancio un commento che c'entra con la cosa ma non era questo, cioè c'è qualcuno che chiedeva i manga di Takahashi, perché non trovavano disponibili appunto i manga di Takahashi praticamente da nessuna parte. Beh, abbiamo innanzitutto la buona notizia che uscirà a breve Noin per J-Pop, che io lo ritengo l'annuncio del 2021, perché è un'opera, ecco, nel senso, è un autore questo che si sta riscoprendo, vero Kirio? È un autore straordinario, sicuramente, uno di quelli più meno conosciuti purtroppo rispetto ai grandi del manga, secondo me, perché è veramente eccezionale. Secondo me, se non lo conoscete e volete un attimo vedere, approcciarvi a Takahashi, anche prima di leggere le sue cose, guardate la puntata del Manben, il programma di Naoki Urasawa, dove c'è lui che vi fa vedere come disegna, ed è veramente una cosa fantastica, fantastica. E poi, per le cose che non si trovano, magari consiglio di partire Zankyo, credo che si trovi, della Dinit in 3 volumi, è anche abbastanza facile, 3 volumi, quindi è corto. E poi, sicuramente, appena uscirà, credo, in primavera, Noin, che lo attendo veramente da un bel po'. Beh, io credo, vabbè, non in fumetteria forse, perché credo sia esaurito, ma anche Tetsuan Girl stesso credo che sia trovabile, diciamo così. Si trova. Sì. Penso che si trovi in fumetteria, si trovi, credo, anche Detonation Island, a spanne, secondo me, dovrebbe essere tutto reperibile, però ecco, un'opera già più lunga, e secondo me anche più particolare. Molto. È la mia preferita, se devo essere onesto. È la tua preferita? Detonation Island, sì. È la mia preferita di Takahashi,
anche se poi mi piacciono praticamente tutte, anche Tetsu and Girl è fantastico. Non l'ho messo negli Spokon nella domanda di prima, perché sì, c'entra il softball, però chiaramente è talmente marginale. Sì, cioè talmente marginale, nel senso che è un manga sulla riscossa femminile, sulla riscossa giapponese del dopoguerra. Quindi sì, il softball c'è, ma è un pretesto per parlare di altro, fondamentalmente. Tu Bob, hai letto qualcosa di Takahashi? Sì, intanto confermo che Zanchio scusate, Zanchio Riverbero è disponibile in 3 volumi della Dinit ed è molto molto bello. Fra l'altro la puntata della trasmissione di cui parlava prima Kirio, se ho ben capito, se è quella condotta da Naoki Urasawa, ebbene, in quella puntata Takahashi realizza proprio una tavola di Zanchio. Quindi se vedete la puntata e poi leggete il manga, insomma, può essere una combinazione vincente per innamorarvi di quest'autore, senz'altro, dallo stile di disegno veramente unico, bellissimo, gestuale, pieno di azione, espressivo. Lui usa non usa i retini, usa l'acquerello, quindi gesto pittorico, delle tavole veramente di una bellezza formale fantastica. Del resto ho letto solo qualche numero di Jiraishin, una vecchia serie di Takahashi, un poliziesco della fine degli anni 80, credo. Sai che io credo, perché dopo l'hanno anche detto in chat, perché J-Pop, quando aveva annunciato Noin, aveva parlato di insomma, mettere sotto la propria ala questo autore, andando anche a editare altro. E sai che secondo me Jiraishin, l'ho subito pensato, dopo non so a livello di diritti, non so come siano messi, però io lo do per papabile. Sì. E secondo me, se si parla di voler ristampare Takahashi, è il primo nome che mi viene in mente, ecco, perché comunque Detonation Island è ancora reperibile e comunque una sua edizione, GPS, non so se era andato bene o male, Tetsuan Girl, boh, forse anche. E poi chiaramente sarà fuori qualcosa di inedito. Adesso, sì, c'è Blue Heaven, che è bellissimo, esiste l'edizione francese, è veramente particolare anche quello come trama, i disegni sono sempre i soliti stupendi. Spero che portino prima gli inediti, chiaramente. C'è anche un manga sulla box, non mi ricordo il titolo, che ha fatto recentemente, perché lui è anche abbastanza prolifico. Poi, vado a cercartelo. Vado a cercare Black Box, probabilmente, qualcosa del genere. E quindi spero prima negli inediti, però se poi J-Pop fa il suo solito lavoro organico che fa anche per gli altri autori su Tomo Takahashi, secondo me sarebbe finalmente il giusto riconoscimento per questo autore, ecco. Che comunque la Star ha sempre pubblicato, però non è stato magari troppo recepito dal pubblico, ecco. Sì, beh, ce ne sono tante comunque di opere. Sì, era Black Box. Sì, poi abbiamo Jumbo Max, abbiamo... Beh, io avevo... C'era anche un'altra cosa che aveva pubblicato sempre la J-Pop, che era Ito Itori Futari, per esempio, che non era male. Vabbè, è un grande autore. Io sono contento che abbiano deciso di riportarlo e di tenerlo in considerazione, perché il rischio era quello di lasciarlo quasi un po' decadere, era un po' che non si pubblicava, che non si puntava così su un autore. Infatti sono contento che anche l'utenza di Anime Click abbia votato Noin, se non sbaglio, secondo o terzo posto tra gli annunci più attesi di Luca. Adesso vado a cercarlo, ma... Non me l'aspettavo assolutamente, sono stato contento anch'io di questa cosa. Vediamo un po'. Ha vinto Full Metal Alchemist, chiaro. Full Metal Alchemist, Lady Oscar Collection. Ah no, però sto vedendo quelli. Sì, Oscar Collection e Noin al terzo posto. Quindi, grande, grande considerazione anche all'utenza.
altra domanda che era arrivata, devo vedere se la trovo. No, questa buonasera. Nel frattempo che la cerco, se volete parlare, allora no, mi sono perso la domanda, ragazzi. Ma... la miglior giampata degli ultimi anni. Degli ultimi anni. Quanti ultimi anni? Quanti ultimi anni? Facciamo 10. Dipende cosa intende per giampata, se intende solo di Jump o se intende in generale shonen alla Jump. Forse shonen. Dai, diciamo shonen alla Jump, dai. Io non tantissima roba, sinceramente. Da quelli che ho letto ultimamente, boh, forse Chainsaw Man mi ha colpito un po' di più. Per il resto... abbastanza zero assoluto, direi. Fuori target. Siamo un po' fuori target da questo punto di vista qui. Anche io, come dicevo prima, fatico molto ad entrare proprio nell'ottica del manga adolescenziale, lo smazza-smazza, picchia-picchia, la classica evoluzione del personaggio. È un po' una formula un po' trita e ritrita, che però devo dire che in qualche caso va un pochino a cambiare verso l'originalità, diciamo così, e allora sì, un pochino di più di appiglio. Sì, come dice Cristiano, Dottor Stone, per esempio, quello è sicuramente Dottor abbastanza Stone, originale. Oppure che può essere non mi fa credere al capolavoro, però è molto carino. Sì, sì, ecco, sono un po' differenti, però... A parte che sostanzialmente, cioè, a dirla tutta, non è che sia uscito granché, se vorremmo, proprio la storia recente, non è stato... Esatto. Non è stato... Consigliate Golgo 13 di J-Pop. Ma sì. Sì. È un insieme di... Chiaramente è una selezione di storie. È comunque un manga... Quanti numeri ha? In originale. Più di 100. Infiniti. Credo che sia ancora in corso. È ancora in corso. Cioè, è ancora in corso, tra l'altro, sì. Si è fatta questa scelta di portare una selezione di storie, un po' come era stato fatto anche con Astro Boy, con Planet Manga. È chiaro, non lo sia tutto reperibile, però se ci si vuole approcciare un po' all'autore, al genere, a questo manga, io l'avevo letto con piacere, ecco. Anch'io, sinceramente. Dopo la selezione di storie non so su che base era stata fatta, cioè, ce n'erano due, una era fatta dall'autore e una dai lettori. Quindi sono state selezionate quelle. Allora, visto che si parlava di Gekiga prima, Golgo 13 è l'autore di Golgo 13 è uno dei capostipiti, no? Uno di quegli autori che hanno dato vita al movimento Gekiga. Se vogliamo, è proprio uno dei primi che ha incanalato questa corrente in un'ottica più commerciale, no? Se vogliamo, più seriale, più serializzata. Infatti adesso credo che Saito credo che abbia proprio una sua casa di produzione, non so se è una piccola Saito Pro, indipendente, la Saito Production, no? Infatti lui all'interno del Gekiga Kobo, questo movimento Gekiga, era sempre quello un pochino in contrasto con gli altri, anche se è nato insieme a questi altri autori come Tatsumi, però lui era sempre quello un pochino in contrasto con gli altri, e infatti si è distaccato quasi subito da loro. E poi si è vista anche con Golgo 13, che pur mantenendo il dramma e tutto, però è diventato un successo molto commerciale, che era completamente agli antipodi di quello che era il Gekiga inizialmente, che era proprio l'underground più puro. Sì, forse anche per via dei tanti, quasi sicuramente anche per via dei tanti volumi, ma se non sbaglio sei anche uno dei manga più venduti nella storia del Giappone, se andiamo a sommare chiaramente tutti i volumi, dopo vabbè non per singolo volume, però è un manga che ha ancora un discreto successo in Giappone.
Di questo manga ne abbiamo parlato in una live apposita, magari ti consiglio, Steve, ti consiglio di recuperarla. Kemono Jien, l'ho letto soltanto io qua. No, io l'ho letto, molto carino. Non gli davo una lira, così dalla copertina e dalla trama, ma effettivamente l'ho trovato molto carino. Ho letto anche il 2. Si mantiene sicuramente anche qui non un capolavoro, nel senso che rimarrà negli annali probabilmente, però tra gli shonen l'ho trovato molto molto carino. Io l'ho preso un pochino a scatola chiusa, perché J-pop ho visto comunque uno shonen, mi sono un po' lasciato attirare, e io non sono uno che ha amato per esempio Tokyo Ghoul, che me l'ha richiamato in particolar modo. Poi proprio all'inizio c'è stata questa, diciamo, area rurale ambientata un po' in campagna, con questo ragazzino alienato, che insomma si comprende sin da subito che ha dei poteri, può avere uno sviluppo nella sua trama. Poi vabbè, la trama si sposta in città, entrerà un personaggio che lo alleverà. E devo dire che il percorso che stanno facendo è estremamente interessante. Sono subentrati anche dei personaggi coetanei del protagonista, che sono interessantissimi, sono divertenti, e anche il volume 2 mi ha colpito, ecco, nel senso che mi fa proseguire la lettura. Poi, strada facendo, non lo so, perché io non leggo scan o quant'altro. Chi lo ha letto mi dice che sta continuando più o meno con lo stesso, con gli stessi criteri, con gli stessi paletti, e forse dovrebbe subentrare anche un pochino di più la componente horror, che è un'altra componente che in questo caso mi piace. Per cui io lo consiglio, per intanto lo consiglio, dopo anche qui, proprio sugli shonen credo che sia proprio De Gustibus al massimo. Sì. E questo è un manga, mi fai tornare alle scuole superiori. Che ne pensate di ARMS? Meriterebbe una nuova edizione della Panini. Credo. Ecco, secondo me, se parliamo di autori sottovalutati, anche Ryoji Minagawa è molto sottovalutato, perché a me piace tantissimo, per esempio. ARMS, Spriggan, ma anche Peacemaker, forse Peacemaker si trova ancora della Star. Sì, bello anche quello. ARMS per me è bellissimo, dovresti leggerlo, però immagino che l'edizione vecchia sia introvabile, che primi anni 2000 forse. Ma penso che sia trovabile, guarda, nel frattempo la cerco su eBay. Vediamo se la trovo. Meno consiglio l'acquisto a Manga ARMS completa, 60 euro. Per cui sì, forse trovabile. Però ecco, hai nominato anche Spriga, un altro manga che mi ricorda veramente le primissime superiori. Forse anche di quegli anni lì, insomma. I primi volumi con le sovracopertine. E sono quei manga che... Anche se forse c'è la lettura all'occidentale ancora, mi sa. Sì. Probabilmente. Tutti e due. Può essere, mi pare di ricordare, sì. Però secondo me è una riedizione di questi titoli. Allora, parliamoci chiaro, io la vorrei. Sto pensando, se io fossi il capo di Panini... se ne varrebbe la pena, ecco, questo non... Ma non più che altro, se non ricordo male, hanno annunciato un anime di Spriggan che doveva andare su Netflix qualche tempo fa, quindi magari con quello potrebbero pubblicarlo, perché esce l'anime, quindi magari un po' di spinta potrebbe averla, anche se per me è meglio ARMS, però magari pubblicano Spriggan e poi ARMS viene di conseguenza. Sì, diciamo che sono i classici cose che poi uno tira l'altro, perché dopo quando hanno successo, che sia uno che sia l'altro, arrivano... infatti qualcuno parlava dell'anime, come stavi dicendo tu. Io sono due opere che ricordo con piacere.
Dopo, ripeto, è passato tanto tempo e non so, ora ad una rilettura quasi 20 anni dopo, anzi 20 anni dopo purtroppo, se la penserei alla stessa identica maniera. Si sa qualcosa della nuova edizione di Akira? È stata slittata inaspettatamente, non so i motivi. La stanno spugnando. La stanno... Non so se ci sono stati dei problemi, non lo so. Oddio, da quello che so, Katsuhiro Tomo non è proprio uno facilissimo con cui avere a che fare. Quindi potrebbe non aver dato magari l'approvazione o cose del genere. È più che altro perché c'era già una data, cioè non è... Perché qualcuno ha detto che vorranno aspettare le Olimpiadi per lanciarlo durante le Olimpiadi. Non l'avrebbero annunciato a Natale, non l'avrebbero annunciato a gennaio. Adesso, non so, la data forse marzo, forse è stato spostato addirittura lì. Credo che i motivi siano, come diceva Kirio, più che altro tecnici. Se c'è qualche... Però... Altra domanda. Pareri su Nohiro Yagi. Kirio? Ma Claymore a me è piaciuto, ma fino a un certo punto, poi verso il finale attenzione a parlare è male. È calato ma guarda, c'è la mia ragazza qui che lo ama, per esempio, quindi, però a me, secondo me, è calato tantissimo verso il finale. Disegni belli, anche se i personaggi un po' troppo simili tra di loro, parecchio, è una cosa abbastanza comune nel manga, non è che non lo so, però a tutto c'è un limite, insomma, almeno il taglio di capelli e quelle cose lì le puoi cambiare. Vabbè, la storia, allora, è bella, Claymore è la Dark dei manga, non so se avete visto Dark, la serie TV. Claymore praticamente è la stessa cosa. Quando nominavano un numero, quando nominavano un personaggio, ci voleva, non so, un elenco. Io ho fatto molta meno fatica in Dark. Hai fatto meno fatica in Dark? Scherziamo. Dark, sì. Dark per me non era... per me il cast era così ben scelto, in realtà, che facevo veramente poca fatica. No, era più che altro altri problemi di Dark. Non ne discutiamo. Senza entrare nel dettaglio. Vabbè, Claymore, secondo me... Il problema che ha avuto non è... Allora, a un certo punto, non spoileriamo, ma c'è un colpo di scena sensazionale, cioè nel senso un colpo di scena di quelli che ti lasciano a bocca aperta. Però, secondo me, non è stato tanto quello che mi ha stupito in positivo, quanto il fatto che a un certo punto diventa mostruoso, cioè diventa estremamente fantasy. Io avrei preferito a parte che lo descrivevano come il nuovo Berserk, e credo che di nuovi Berserk ce ne siano stati 400 nella storia di Mario. Però io non ho sopportato tanto quelle trasformazioni, quelle evoluzioni dei personaggi. Avrei preferito rimanessero più terreni. Però per il resto lo reputo un buon manga. Ecco. C'è stato un periodo che era ricercatissimo da tutti, famoso la ricerca di Claymore. Non so il motivo per cui... Secondo me perché c'era questa leggenda ormai che fosse il Berserk al femminile. Tutti dicevano sta cosa. E Ariadne lo state leggendo? Io sì. Non so. Io ho letto il primo. Non ti è piaciuto più di tanto? Io sono un po' sulla graticola. Nel senso che sto continuando, ma vedo tempi bui. Io il primo l'ho letto, non è che sia male, però lo sapete tutti, con mille serie che seguo al mese, devo anche scegliere un pochino. E sinceramente non mi sembra che per i miei gusti sia così indispensabile Ariadne. Nonostante l'idea fosse molto bella, quando uscì in Giappone, mi dispiace. Molto interessante. Sono allora. No, a me non ha convinto già dalla cover del primo numero, quindi ho direttamente zompato la cosa.
Visto che è la 34esima volta che lo chiede, gliela pubblico. Poi aspetta un secondo, vai. Tac. Va bene, aspetta un secondo. Sappiamo tutti che è meglio fare, dai Chris. Scusa, chi è che non lo sa? Okay. È una verità non detta questa. Me ne hai accontentato, no, perché è la 14esima volta che me la fa apparire sotto sperando che gliela legga. Io credo che questa sia una domanda che Bob, secondo me, rientra nei tuoi gusti. Sbaglierò, ma vediamo un po'. Ah, Sanctuary. Sì. Non so se sia il miglior seinen di sempre, però è sicuramente la migliore opera di quest'autore. Un'opera che unisce l'hard-boiled di Crime Freeman a una trama politica, insomma, ricchissima di colpi di scena. È assolutamente consigliabile. Non so se è il miglior seinen di sempre, perché mi sembra una cosa forse un po' troppo, come dire, impegnativa. Vabbè, uno dei senz'altro, sicuramente, certo. Ci può stare, sì, comunque è un ottimo manga, assolutamente. Altro, cos'era? Era 12 numeri, l'avevo letto anch'io all'epoca e lo ricordo piacevolmente. Poi ecco, a me quel genere lì non fa impazzire, quello che mescola la politica, eccetera, eccetera. Però all'epoca mi era piaciuto. Ecco, è una bella lettura da recuperare quella. Magari adesso che sono più adulto e maturo potrebbe piacermi di più che nemmeno rispetto a quando ero adolescente. Perché adesso avrà un 20 anni anche Sanctuary, credo, a spannissime. In Italia sì? Vediamo, cerchiamo. Però secondo me, vediamo. In Italia è uscito, mamma mia, 21 nel 2000 tondo, quindi sì, a 20 anni, pertanto, 21 anni fa. Allora. Comunque il man ban su Ikegami è carinissimo, e lui lo trovo adorabile che non voglia farsi vedere, e soprattutto i commenti che fa la figlia su di lui sono molto condivisi da parte mia. Perché ha un amore folle verso il corpo maschile, le schiene, anche le donne sono molto nerborute, cioè si vede questo amore incredibile per i bishonen, però più... Anche in Crime Freeman si vedono tantissimo, nelle scene, diciamo, anche più erotiche, c'è veramente un dettaglio molto particolare proprio della muscolatura dell'uomo e quant'altro, è molto attento, è un grande artista. Crime Freeman è un po' kitsch da quel punto di vista, è un po' trash se vogliamo. Sì, però è fantastico anche per quello, diciamo. È molto legato a quegli anni, cioè è chiaro, visto oggi è kitsch, chiaramente. Questo è per Kirio, vai, è il tuo campo e non posso non dartela, vai. No, vabbè, hai letto tre Adolf e ti è piaciuto, quindi secondo me la finisce potrebbe piacerti anche quello. Magari potevi dirci come mai sei titubante, forse perché è un'opera grandiosa, lunga. Si è sempre parlato... Ma lunga, sono 12 numeri, insomma, sono cose no, più ma lunghe. No, ma io parlo nel senso economicamente da recuperare. Beh, sì, quello sì. La cosa bella è che comunque, cioè, ti compri il primo volume, è già una storia di per sé, essendo diviso in libri. Quindi sì, puoi anche comprare il primo volume, i primi due, se proprio non ti piace, insomma, rivenderlo o tenertelo lì. Non è una storia che per essere giudicata deve essere letta tutta. Secondo me si capisce benissimo già dal primo volume se ti piacerà o no come opera. Io penso di sì, se ti è piaciuto tre Adolf. Cosa ne pensate di Bakuman? Kirio, muta il microfono. Muta il microfono.
Allora, lo dico io, che almeno lo dico in maniera più, diciamo così, leggera rispetto a Kirio, perché secondo me Kirio sarebbe cattivo. perché so che è così. Allora, è un manga, insomma, sufficiente. Niente di più, niente di meno. Nel senso che all'epoca era stato pubblicato sull'onda dell'entusiasmo di Death Note. Era stato fatto un po', cioè tutti quanti erano corsi a Bakuman, e, però alla fine la trama, cioè io vado proprio sulla trama di fondo, cioè far vedere come nasce un manga, come si evolve la vita di un mangaka e quant'altro. Secondo me, per qua, io non sono ovviamente un mangaka, ma per quanto c'è stato mostrato negli anni in altre opere o comunque in altri racconti o in interviste, non è quella roba lì, cioè, nel senso, non è. No. Per cui il punto di fondo, la trama di fondo è descritta in maniera sbagliata, e già di per questo non me lo fa promuovere o consigliare a tutti quanti. Ci sono stati altri manga che secondo me lo hanno fatto in maniera migliore, che possono essere Manga Bomber, che lo ritengo, secondo me, uno dei manga da leggere a prescindere, e non so se qualcuno se lo ricorda, Otaku Club Genshiken, come si diceva, e ecco, da quel punto di vista lì, secondo me, si fa vedere un po' di più come realmente nasce un manga, o comunque tutta la storia che c'è dietro. Dopo, bocciarlo del tutto è anche estremamente fitto da leggere, cioè, nel senso, è un bel po' di wall of test, Io credo che sia parecchio è più un omaggio a se stessi che nemmeno un manga, per cui forse può piacere. Piacere è ovvio, ma secondo me sai qual è il difetto maggiore? È il difetto che hanno tutte le opere di Oba e Obata, che doveva durare la metà di quanto è durato. Ecco, bravo. Sì. Esattamente quello. Se durava 10 volumi invece di 20 era un bel manga. Se Death Note durava 5 volumi invece di 10 era un bellissimo manga. Cioè, tutto lì. Le loro opere sono così. E probabilmente è dato successo, non lo so. Però ecco, io non mi sento di consigliarlo, non mi sento di metterlo tra i miei manga preferiti, non mi sento di metterlo tra i migliori 50 manga migliori che ho letto, per cui sta lì. È lì in libreria da qualche parte, ma non lo rileggerò mai, anche perché ho fatto una fatica terribile a finirlo. e domanda un po' più semplice, virgola. Vabbè, domanda semplicissima. Infatti. Chi vuol rispondere? Io non posso più di tanto, perché non è un attore che ho bazzicato tantissimo. Vai, Valentina, dai. Io sto aspettando di leggere La Divina Commedia, che è lì che mi attende, ma perché so che quando lo leggerò mi divertirò tanto. E quindi ce l'ho lì in attesa di essere letta, perché già il fatto che ci sia Dante col cupolone dei Brunelleschi mi fa presagire grandi cose. No, vabbè, ma perché parto da altri presupposti, insomma, proprio del gusto del divertirmi, sinceramente. Kirio? Io chiaramente, io dico Bob. Devilman. Anche io sono come, anche a me non è uno dei miei autori preferiti, tutt'altro, però Devilman è uno dei miei manga preferiti, è un'opera meravigliosa, quindi decisamente. Per me ha un grossissimo problema Devilman, proprio gigantesco. Cioè? Che dico tutte le volte, il personaggio femminile è terrificante. Io trovo sia orribile, cioè non è salvabile in nessun modo, né col fatto del contesto storico, no, in nessuna maniera, proprio no. Ma Gonagai era così, Gonagai era assolutamente così. Però non è salvabile per me sta cosa, no, zero. No. È una macchietta. Sì, poi chiaramente è per trovare la cosa in Devilman che dico ogni volta, sì. Poi per carità, che li dobbiamo fare a Devilman? Faccio un'altra domanda, e anche questo non è
Beh, a parte quel fannullone di Togashi, sì, povero Togashi, cioè povero, è un'opera che come secondo me rimarrà incompiuta. Vado, o sbaglio? Probabile, è probabile. Molto probabile. Ma il manga di Hunter x Hunter, secondo me è molto bello. È una grande storia, un bel fantasy, ma poi anche strada facendo c'è un'evoluzione dei personaggi, dei poteri, che comunque è data, non è quella classica evoluzione che improvvisamente la pagina dopo il personaggio diventa forte e sconfigge il nemico, ma è un'evoluzione data proprio dall'allenamento, dalle spiegazioni. Si è proprio stato creato tutto un mondo in Hunter x Hunter e se seguito, se compreso, è una bellissima opera. Purtroppo anche qui la consiglieremmo? È un po' come consigliare Nana, è un po' come consigliare quei classici manga che purtroppo Berserk, no scherzo, che purtroppo non ti amo, gliela. No, ma Nana è diverso secondo me, cioè Nana si considera concluso e alla fine è concluso, cioè fondamentalmente è un concluso in... però con l'amaro molto in bocca, con la parentesi, sì. Con un si poteva se... fare di più. Certo, se per Togashi c'è la speranza che vada avanti, per Nana non c'è. Quindi sì. È interrotto. Beh, più che io mi sentirei di consigliare Yu degli Spettri, per esempio. Non so se voi lo avete letto e se vi è piaciuto. È un manga storico, ma è stata fatta la riedizione, per cui è comunque recuperabile. È il manga più embrionale. Che però secondo me chiaramente va a pescare molto le bizzarre avventure di JoJo in alcuni versi, un po' per il costume, un po' per anche per i personaggi stessi, però se uno mi dicesse mi consigli Hunter x Hunter, gli direi prima di passare da Yu degli Spettri, ma non tanto per la conoscenza dell'autore, ma perché perlomeno sarei sicuro di consigliare un'opera che si conclude e che non lascia cerchi aperti. Sì. Purtroppo Hunter x Hunter, speriamo, cioè nel senso, strada facendo, magari si avvia, è consapevole dei suoi problemi, magari decide di dargli un... Consapevole Togashi. Togashi non è consapevole di nulla, se ne fotte Togashi. Comunque un altro, cioè, bellissimo scuola. Sì, la consapevolezza di fottersene, esatto, quello sì. Un altro bellissimo manga suo che in pochi conoscono è Livelli, molto molto figo, è in tre volumi, completamente diverso sia da Yu Yu che da Hunter. Consigliato, se lo trovate, anche quello, Planet Manga, tre volumi, sarà sicuramente esaurito, però magari se lo trovate può essere una bella opera. Togashi scrocca i soldi alla moglie, dice Carlo, effettivamente. Può essere. Sì, infatti, si è sposato con l'autrice e royalties a vita, va bene. Ha capito tutto. Questo non so se l'ha letto Bob... Sono sicuro che lo abbia letto Kirio. Cosa ne pensate di Aule alla deriva? Bob, Aula. Tu l'hai letto? Aula delle... Sì, scusate. Io ancora non l'ho letto. Mi riproponevo di comprarlo, anche se è una spesa non indifferente. Però. Infatti. È una di quelle letture che ritengo indispensabile, che prima o poi, insomma, dovrà capitare. Sei anche tu quello letto, come me che hai elenco... Recentemente uscito della Star Comics dello stesso autore. Sei anche tu come me che hai l'elenco dei manga da recuperare prima o dopo? Mm-hmm. Ed è bello lungo, purtroppo. No, che poi oltre a essere lungo, per esempio in questo manga sono tre tomoni giganteschi, che poi se uno prende anche il cofanetto e praticamente occupano uno spazio indifferente, quindi anche nella scelta nel recupero ogni tanto mi dico, ma no, questo è un volume unico piccolino, lo compro. Ci sta. Kirio?
Beh, io sì, l'hai visto anche nella mia top degli shonen, per me è bellissimo. L'opera migliore di Kazuo Umezu tra quelle che ho letto per ora, assolutamente. E che aggiungere a quello che dissi già nel video? È uno dei pochi lui che riesce veramente a fare storie orrifiche con i bambini, a farle serie. Cioè, lui non è che non li fa soffrire o cose come potrebbero fare tanti altri autori, lui li fa soffrire davvero tanto e le rende realistiche per questo, realistiche su questa cosa. Poi la trama dei viaggioni mentali assurdi, già dall'incipit, della questa scuola che viene catapultata in un mondo, in un'altra dimensione, in un'altra... bello, bellissimo, bellissimo. È chiaro che poi è una spesa non indifferente, quello è ovvio. Devo recuperare un'altra penna perché mi si è... Me ne faccio pubblicità a Napoli, guardate qui, I love Napoli. Ho preso Napoli. Classico pennone che cercano di appiopparti a destra e a sinistra, alla fine ci sono cascato e l'ho comprato. Però almeno è l'unica penna funzionante che ho in camera in questo momento. Il mio ultimo viaggio pre-Covid è stato il Natale e il Capodanno a Napoli l'anno scorso. Purtroppo quest'anno aerei e quant'altro non sono stati possibili e... per cui rimango con la penna di I Love Napoli. Prima qualcuno chiedeva, adesso beh, lascio la domanda perché non voglio andare a recuperarla, cosa ne pensavamo dell'immortale, probabilmente anche in virtù del fatto che comunque in questo momento è un po' tra i manga del momento, è stato richiesto per tantissimi anni e finalmente lo abbiamo a disposizione per modo di dire, perché vedo che va esaurito ogni 3x2 anche quello, con tutto il tempo che uno doveva aspettare per avere una seconda edizione. Questa nuova edizione, l'edizione in sé a me non piace, cioè nel senso che come è stato trattato per essere un manga così richiesto si poteva fare meglio, si poteva dedicare pochino di più, soprattutto dal punto di vista grafico, e poi con quei tomoni in quel formato non se possono vedere, però secondo me parliamo di un manga imprescindibile, è meraviglioso, è un manga che io consiglio sempre quando qualcuno me lo chiede, e per cui se hai modo di recuperarlo, assolutamente sì. Dopo qualcuno parlava anche di Vagabond prima e la penso, dico come sopra, non so se anche voi pensate lo stesso dell'immortale, insomma, credo che sia. A me piace, spesso lo paragono al classico Lone Wolf and Cub, che è stato anche quello recentemente ripubblicato. A questo punto faccio io una domanda e vi chiedo cosa ne pensate dell'edizione nuova di Lone Wolf and Cub. Ecco, bravo. Ancora non ho avuto modo di... Hai preso il box? L'hai sfogliata ancora? Hai preso il box? No, neanche io l'ho sfogliata. Sì, ho preso il box. Se vuoi ve lo bravo. Mostro. Bravo, vai a recuperare il box, che non lo voglio vedere io. Allora, innanzitutto mi devi dire... Aspetta che devi mettere le cuffie. Innanzitutto mi devi dire che rumore fa il box. Allora, il box è enorme, è veramente gigantesco, come potete vedere. Bussa? È grosso. Cioè, come volumetria e peso è notevole. Poi, insomma, i tre volumi... La rilegatura com'è? Allora, c'è la sovraccoperta... La rilegatura è cucita a filo, quindi questo è una cosa positiva. C'è la sovraccoperta, che ormai è un'usanza comune. E la dimensione delle tavole, insomma, merita. Sono le pagine, voglio dire, sono molto grandi, quindi si possono apprezzare i disegni. Un po' complesso che mi ha lasciato un po'. Prego. È un po' complesso da sfogliare? No.
L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è la qualità della carta, che è un po' sottile e un po' giallina. Non so se è stata una scelta proprio voluta per creare un effetto vintage, però questa cosa disturba, questo non perfettamente bianco della carta, disturba soprattutto le tavole che sarebbero dovute essere a colori e che invece sono di un bianco e nero un po' con una leggera patina che rende il tutto un po' opaco, ecco, non esalta la nitidezza, ecco, del tratto. Per il resto, vabbè, non entro nel dettaglio nel merito del contenuto, perché credo che non ha bisogno di presentazioni. Questo è un classico del Jidai Geki, quindi del... Ti tolgo dal primo piano. Del genere K e Spada, prende molto anche questo dai film di Kurosawa, infatti il protagonista assomiglia parecchio a Toshio. Ma io lo devo recuperare, è già in casella, deve arrivarmi, lo aspettavo tantissimo e mi ha stupito anche a me questa edizione così gigantesca. Tu dicevi delle pagine sottili, forse anche per via del numero di pagine. La grammatura della carta, sì, è un po' leggera. C'è una grammatura un po' più... Un'edizione, diciamo, porno lusso. Già è grande così. Se facevi una grammatura... Sono molto, molto grossi. Impegnativo, molto... Sì. Questo saranno 4 box, così. 4 box, sì, esatto. 12 volumi in tutto, insomma, è bello corposo. I primi tre volumi... Avete notato, presentano le copertine disegnate da Frank Miller. Sono le copertine già utilizzate dall'edizione americana, quella ormai celeberrima, della Dark Horse. Veramente ottimo. Io lo recupero. Mi deve arrivare. Quando mi arriva sarà un pacco praticamente solo quello, perché praticamente stiamo parlando di mega volume. Qualcuno ha fatto una domanda... e anche questo è molto difficile. Manga che ogni persona amante di quest'arte secondo voi dovrebbe aver letto? Dato mi segno la domanda, perché dato mi sto segnando il numero delle domande. Cioè, la classica lettura imprescindibile, non lo so, io direi, se proprio parliamo di imprescindibile, andrei sulle origini con Tezuka, perché comunque potremmo definire, cioè potremmo citarne 50 di altre, però non riuscirei a capire il motivo per cui dovrebbe essere imprescindibile rispetto a qualche altro capolavoro, per cui... Ma quale manga di Tezuka? anche voi! Non lo so. Kirio, aiutami. A me di Tezuka sono piaciuti diversi, dalla Fenice ai Tre Adolf, ad Ayako e così via. Però chiaro che se parliamo di Tezuka, probabilmente direi la Fenice. Però è un po' complesso partire da quella e dire quella. Da come pone la domanda, se è un manga che ogni persona amante di quest'arte, quindi qualcuno che è già parecchio dentro al mondo del manga, sicuramente la Fenice. Perché se non hai letto la Fenice, non hai letto... Beh sì, secondo me non hai letto il... Vabbè, personalmente il miglior manga di sempre, per me. Quindi io direi quello, chiaramente. Poi ce ne sono tanti tra gli imprescindibili. Devilman, tra gli imprescindibili comincerei a parlare di genere, comincerei a parlare di epoca, sì. Comincerei a parlare, c'è veramente un po' di tutto. Potrei dire Video Girl Lie, potrei dire Slam Dunk, potrei dire Rocky Joe, potrei dire, cioè, secondo me quelle sono tutte opere imprescindibili, cioè sono dei capolavori, o per una generazione o per l'altra, o per un genere o per l'altro, sono dei capolavori. Ho detto prima L'Immortale. Abbiamo detto 20th Century Boys, Akira, Devilman, cioè ce ne sono veramente tante di opere che secondo me sono imprescindibili.
Cioè, quando uno mi dice ho letto tanto, sono un esperto, sono un appassionato, queste sono le classiche opere che mi aspetto abbia letto. Ecco, tutto qui. Non so se Bob e Valentina vogliono aggiungere qualcosa rispetto a quanto detto. Ma io pensavo anche, no, stavo facendo delle considerazioni mentali, però senza arrivare da nessuna parte, come spesso faccio, più che su un genere o su qualcosa che è stato formativo magari, mi chiedevo su chi ha veramente sfruttato appieno il medium, perché questa è una cosa in generale che mi chiedo spesso sugli autori, perché c'è chi magari ha fatto una bellissima storia, magari, però non necessariamente ha sfruttato davvero appieno tutto quello che si poteva fare col medium fumetto, perché ci sono delle particolarità che sono significative nel fumetto, nel manga, eccetera. Quindi stavo pensando più in quel senso, se c'era qualcuno che mi ha davvero molto colpito, cioè Tezuka sicuramente, come... però riprendendo moltissimo dal cinema, ecco, si vedono... Una cosa, per esempio, che mi ha molto colpito nelle letture di Tezuka e per cui secondo me è significativo nell'andarla a prendere sono sicuramente tanta rottura della quarta parete, ma per esempio quando prima stavamo parlando di Dororo, anche lì ci sono tante scene che sono molto, molto divertenti, anche molto giocate proprio sul fatto che ci troviamo dentro ad un fumetto. Non è una cosa da poco. E poi un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo è stato l'uso di alcuni tagli della vignetta che riprendono molto le inquadrature, ma rendono la tavola molto dinamica, estremamente dinamica, che no, anche questa non è una cosa da poco, perché comunque scegliere un taglio particolare per una vignetta, magari in obliquo, con insomma una struttura un po' più meno classica, diciamo, è molto interessante. Quindi, se penso a Tezuka, penserei ad alcune cose in particolare di Tezuka, non necessariamente ad una storia, non necessariamente appunto a un'opera, ma a alcuni dettagli che lui ha ripreso nei suoi fumetti, nei suoi manga. Bob? Beh, io non posso che accodarmi al coro di consigli di quest'autore, che se è vero che è stato soprannominato il dio del manga, la Fenice è l'opera della vita, detto da lui in persona, quindi anch'io dico che la Fenice potrebbe essere una di quelle letture di cui non si può fare a meno. Poi, siccome sono un po' cresciuto negli anni Ottanta, considero anche Akira, o Akira che dir si voglia, un'opera assolutamente fondamentale che caratterizza quegli anni in particolare e che ha poi lasciato il marchio, ha lasciato il segno che continua a influenzare ancora oggi. Ancora oggi sentiamo parlare di Akira e agogniamo il momento in cui verrà ripubblicato. Beh, c'è sicuramente un prima e dopo Akira. Ogni ripubblicazione è sempre un agognare. Sempre un agognare. Qualcun altro citava per esempio Nausicaa, Lone Wolf and Cub, Ghost in the Shell. Sì, ripeto, sono tutte le classiche opere che mi aspetto che uno abbia letto o comunque sta leggendo o recupererà, però non la metto come la capostipite, come principale in assoluto. Questa è una domanda bella. Tra l'altro, scusa, termino, chiudo il discorso. Hai citato tre opere che tutte e tre hanno avuto una trasposizione anime importantissima. Lo stesso Akira ha avuto il film diretto da Katsuhiro Tomo, che è stato il primo film a, come dire, sdoganare, no, il linguaggio degli anime nel mercato occidentale. Nausicaa è stato il primo film dello studio Ghibli, anche se è stato prodotto all'epoca da... non era ancora stato formato, però insomma lo staff, il regista e tutto era di fatto... E quanto è bello Nausicaa!
tra parentesi, ok. Quindi diciamo che anche l'animazione ha fatto sì che queste opere diventassero veramente iconiche, leggendarie. Sì, poi Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, addirittura, secondo il mio modesto parere, probabilmente la versione di Mamoru Oshii è ancora più sottile, ancora più autoriale, e quindi, se vogliamo, artistica, fra virgolette, quindi gli dà un valore aggiunto, diciamo così, a questo brand, a questo franchise. Vado mandandovi nel passato, ma chi più, chi meno di anni, tac, il primo manga che avete letto. Ve lo ricordate ancora? Vai Bob, visto che avevi tu la parola. Non lo so, forse... No, guarda, io, il primo manga che ho letto era K Magazine, una rivista, okay. Una delle prime riviste italiane della Star Comics. Andava di moda K Magazine, adesso non avrebbe più un senso logico. Credo proprio che sia stato Ghost in the Shell che è stato pubblicato su quella rivista. Se no, o Ghost in the Shell oppure Omia Dea, uno di questi due. Se non entrambi nella stessa rivista, è possibile. Un giorno meriterebbe un approfondimento K Magazine, perché ha fatto... Cioè, all'epoca non esistevano gli anime click, non esistevano i siti web, non esistevano... E comunque i K portavano quella cultura giapponese attraverso questa rivista con tante curiosità, con tante spiegazioni, approfondimenti. Comunque poi, vabbè, come diceva anche Bob, c'erano i manga. Io la compravo e la apprezzavo proprio per quel motivo lì, cioè ti istruiva, oltre a leggere ti istruiva. Ora non avrebbe probabilmente più un senso, si era provato anche con Express a fare il classico shonen, con... provarono, se non sbaglio, c'era Yu degli Spettri. Era One Piece. Tsubasa. Come? C'era One Piece anche su Express. C'era One Piece su Express, cioè pensate, una rivista mensile che pubblicava 16 pagine di un manga o poco più, pensate One Piece come sarebbe andato per le lunghe. Valentina, il primo manga che hai letto? Allora, letto probabilmente, cioè letto nel senso che poi sono andata avanti, questo intendo, probabilmente stavo Berserk, però non è il primo su cui ho messo mano sicuramente. Forse come molti della mia generazione è stato qualche numero di Ranma, Ranma mezzo, però francamente quale non ricordo. Ranma mezzo, altro grande capolavoro. Kirio, te le ricordi ancora? Sì, l'età comincia ad avanzare, magari potrei tra qualche anno non ricordarmelo più, però per ora me lo ricordo ancora. No, il primo manga, anch'io è stato sicuramente su una rivista, credo, però non K Magazine, ma Mangazine, quindi parliamo ancora di prima di K Magazine. E i manga che c'erano erano Kamui, Lamu, però mi ricordo che le opere come Kamui neanche le leggevo io, perché avevo 7-8 anni, non ci capivo niente, quindi leggevo sicuramente la Mu, poi leggevo tutti gli approfondimenti che c'erano anche lì, quindi direi la Mu come primo manga proprio che ho visto, che ho letto su carta dopo tutta l'epopea degli anime. Però nello stesso periodo mi ricordo che c'era anche Akira nell'edizione a colori della Glénat, quindi probabilmente quasi nello stesso periodo, non mi ricordo se prima o dopo, anche quello. Io invece come primo manga è più una storia, perché nel senso che avevo un amico di scuola che si era rotto una gamba ed era andato, all'epoca quando ti rompevi la gamba non era come adesso che in quarto d'ora ti rimandavano a casa, ma magari ti dovevi fare 3 o 4 giorni di ospedale, e questo mio amico appunto era in ospedale e feci tipo 12 km in bicicletta, ma sto parlando di un ragazzino di 11-12 anni, sulle strade che adesso sono trafficate, all'epoca non erano tanto, e era andato in ospedale da lui e aveva sul comodino la sottiletta di Dragon Ball.
Siccome a quell'epoca c'era il cartone animato su, adesso non ricordo se su JTV o qualche canale regionale o quant'altro, ho detto questo è il fumetto del cartone animato che stavo guardando, e neanche a farlo apposta era più avanti rispetto a quello che io ho visto nel cartone animato, per cui forse il giorno dopo mio papà andava tutti i giorni in edicola a comprare il giornale, gli chiesi se poteva vedere se c'era anche Dragon Ball, e mi portò a casa un numero che era ancora più avanti, perché mio compagno, mio amico aveva tipo il numero, non so, 23 sul comodino, e in edicola c'era tipo il 40, quindi c'ero Goku adulto, c'era c'era una cosa che tu sapevi e gli altri no, e da lì in poi ho cominciato a recuperare, vabbè, tutta da lì là in fondo, e poi in fondo c'era quella storia che potevi recuperare gli arretrati, e pian pianino ho scoperto che c'erano anche altri manga e via dicendo. Altra domanda: secondo voi, non siamo Star Comics ma ci proviamo a rispondere, secondo voi sarà possibile vedere in futuro una riedizione di, ecco, io questo non ho mai capito, si dice Eyes, si dice Is o Eyes? Is. Io non ho sempre detto Is. Anche io. Is. Masakatsu Katsura. Ma, secondo me non ha neanche bisogno di una nuova edizione, cioè basta quella che c'è, credo. Non mi pareva questo gran capolavoro. Anche secondo me. Io credo che sia recuperabile. Se volete vado ancora su eBay a guardare, però. Però secondo io penso me che si trovi tranquillamente. Sì, penso che non solo si trovi, ma non penso nemmeno che sia un prezzo esorbitante. Adesso provo a guardare. Diciamo che è una classica opera in un periodo in cui Katsura era iper ricercato, era venuto anche a Lucca, eccetera, eccetera. Adesso non la trovo, però vediamo un po' se... E comunque penso che sia recuperabile. Destra, sinistra, comunque 29 euro completa, 25, 26, sempre meno, dopo te la regalano. No, è recuperabile anche usato, per cui, come dicevano anche Kirio e Valentina, secondo me non è un capolavoro, insomma, leggerei prima Video Girl Lie, ecco. Decisamente. Qualcuno sta rivangando Granata Press con i Cavalieri dello Zodiaco e che è nel guerriero, cioè siamo proprio nell'antico Egitto, almeno noi lo ricordiamo perlomeno. Allora, qui c'è un'altra domanda, però a chi, con il paletto per Kirio, attenzione, chi è il vostro mangaka preferito? Kirio, di ne un altro, dai, ti prego, basta con questo tezzo, che l'abbiamo capito, dai. Bob, di no, è difficile dirne uno preferito, cioè ognuno ha un suo stile, una sua personalità, ci sono autori per ogni momento della nostra vita, forse, per il momento in cui siamo euforici, entusiastici, per i momenti in cui siamo un po' giù di morale, un po' con lo spirito un po' blues, per i momenti in cui siamo arrabbiati, no, è difficile trovare uno in particolare. Non so, non saprei decidere. Non neanche io, assolutamente. Uno solo? Dai, Kirio, dinne uno solo tu. A parte Tezuka? Cioè, forse no, Kurosawa, ma più che altro in base al fatto che tutte le opere che ho letto mi sono piaciute tantissimo. Quindi se si fa quel discorso lì, direi che Naoki Urasawa probabilmente è tra i miei autori preferiti. Anche tutto io mi accodo un pochino alle parole di Bob, nel senso che ci sono alcuni autori che non sono i miei preferiti, ma mi hanno accompagnato magari nell'adolescenza e mi... non so, mi ricordano qualcosa di bello per qualche motivo. Ma non soltanto per il manga, abbiamo detto anche prima Katsura, per esempio. Katsura, autorone, cioè nel senso che
appunto quando eri adolescente, e c'era Katsura. Adesso come adesso, probabilmente direi la mia triade è Adachi, Taniguchi e Urasawa, per tre motivi completamente differenti. Però potrei citare anche Matsumoto, il compianto Matsumoto di Orange Road. Ecco, forse ho citato quei tre, Adachi, Taniguchi e Urasawa, più che altro per le più opere che hanno fatto che mi sono piaciute in assoluto. Ecco, però potrei dire Kamimura, potrei dire, insomma, è veramente difficile sempre tirarne fuori soltanto uno. Posso dire quelli che sono attualmente sulla mia scheda di Anime Click come manga preferiti, e sono Zanchio, Riverbero, di cui abbiamo già parlato prima, Tormenta Nera, già citato, Search and Destroy e la musica di Marie. Questi sono attualmente i manga preferiti. Musica di Marie, favoloso. Sì, è molto molto bello. Aveva vinto anche la Awards di Anime Click come volume unico. Sì, sì. Vado ad un'altra domanda. Nuovi manga con potenziale alto. Cioè, tu sostanzialmente vuoi scoprire un manga con Blue Lock, forse. Come? Blue Lock potrebbe avere un buon potenziale tra quelli non ancora pubblicati in Italia. Anche Blue Period. Blue Period, sì, dicevo, tra quelli non pubblicati ancora. Blue Period sicuramente molto molto bello. Blue Lock è una storia calcistica ma particolare, nel senso che non è per niente realistica, anzi parte dopo che il Giappone viene sconfitto ai mondiali, mi sembra, e poi iniziano a fare degli allenamenti stranissimi, roba alla Tommy la Stella dei Giants ma potenziata al massimo. Allora, domanda invece, beh, io qui non so veramente rispondere. Forse ha avuto un botto di successo in Giappone, in Italia è appena arrivato, c'è Spy Family, per esempio, che se uno non segue le classifiche, se uno non segue particolarmente il successo, sicuramente avrà successo anche in Italia. A me il primo numero è piaciuto parecchio, è stato divertente, e l'abbiamo anche consigliato qui. Per il resto non saprei, cioè inediti non saprei, non so se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, se no passo alla prossima domanda, che ce l'avevo qua. Pam pam pam, domandona lunghissima questa. Cosa ne pensate del fatto che in futuro il fumetto possa essere unicamente pubblicato in digitale, se no per edizioni porno lusso per i collezionisti? Beh, a parte il fatto che possa essere unicamente pubblicato in digitale, non credo, cioè nel senso che io la vedo, io credo che i collezionisti ci siano un po' sempre, nel senso che esiste anche, abbiamo visto prima dei fumetti con i videogiochi stessi, col formato digitale, alla fine c'è comunque qualcuno che continua a comprare anche disco per collezione o per comodità o perché è abituato così. Non lo so, io sinceramente in digitale comprerei, però bisogna fare una cosa fatta bene all'americana, come fanno in America con la tua piattaforma, i tuoi fumetti a basso costo, per basso costo intendo che se un fumetto cartaceo costa 6 euro, digitale mi costa 50 centesimi, un euro o che, allora a quel punto lì potrei seriamente pensarci, te lo puoi leggere in PDF, sul tablet, sullo smartphone, sul computer, dove vuoi, anche perché comunque il problema di spazio pian pianino si pone per qualsiasi, però a un certo punto, però per come la vedo io, poi passo la palla agli altri, a un certo punto deve essere fatto in maniera massiva, cioè sì. Non è che se tu mi proponi un manga singolo quella volta l'anno in edizione digitale, per esempio adesso c'è The Promised Neverland, J-Pop un pochino ha cominciato, però se tu mi proponi il singolo manga o i 5 manga in edizione digitale e poi tutto il resto lo mandi cartaceo, per me continua a non avere un grandissimo senso. Se poi a un certo punto invece
gli editori a un certo punto dicono no, sì, pubblichiamo cartaceo, però tutto quello che facciamo, compresi anche magari gli arretrati pian piano, verrà posto su una piattaforma digitale, io ci penso. Soprattutto l'arretrato, magari, che invece di dover pensare a nuove edizioni di stampa e tutto il resto, anche per loro sarebbe molto più semplice, ma secondo me, come dici te, deve essere tutto il catalogo in digitale, altrimenti non ha senso. Non ha proprio senso. E dopo penso che sia anche una questione probabilmente anche di diritti, probabilmente ci potrebbe essere anche quel problema lì. Sai che i giapponesi è sempre un po' più tosta che rispetto che gli americani. Però certo. Ecco, prima Bob ci ha fatto vedere il volumone di Lone Wolf and Cub, costa 66 euro. Se Panini avesse tutto il catalogo e a un certo punto dicesse Lone Wolf lo vuoi leggere, costa 10 euro anziché 66 in digitale, anziché occuparmi un'intera mensola, un'intera libreria, lo farei. Dopo credo che comunque da buon collezionista il cartaceo non lo mollerò. Cioè, probabilmente è più una cosa adatta alle nuove generazioni, alle nuove leve. Ecco, noi siamo un po' più vecchie. Che altro, come dice anche Roy, cioè, secondo me andrà un pochino come dice lui, non nell'immediato, però 10, 15, 20 anni da adesso, diciamo che la versione standard potrebbe essere quella digitale, e poi ovviamente per il collezionista l'edizione cartacea. Quello è una cosa molto probabile che possa sicuramente, magari con qualche servizio anche alla Netflix, alla grande piattaforma dei manga o dei fumetti che contenga veramente tante opere. Quello servirebbe molto e avrebbe un senso a quel punto, che non sia qualcosa soltanto sporadico. E sì, sicuramente penso anch'io che ci sia un grosso problema di diritti, soprattutto sugli arretrati, è un grosso problema. Però sinceramente pensare che tutto diventi unicamente digitale, io non ci credo per niente. Non c'è mai stato nessun motivo per cui il cartaceo non debba esserci, per quanto possa essere così. Poi, appunto, giustamente, soprattutto in Italia, dove il digitale costa praticamente pochi euro meno del cartaceo. Forse avevo guardato quando era stato annunciato di J-Pop con The Promised Neverland, forse costa paio di euro, costa volume rispetto ai 6 euro dell'edizione cartacea, forse una cosa del genere. Dovrei provare ad andare a vedere vado a vedere. Può essere. Io mi ricordo il primo che costava un euro, avevano fatto questa promozione a vari titoli a un euro. Poi non so quanto fosse, puoi reperirlo tutto quanto. Poi ci sono anche ora al di là dei manga, ma appunto nel fumetto proprio internazionale, anche tutte le promozioni che fa sempre Bao a 1,99 euro. Poi bisogna capire se anche ambientale, diciamo così, se si vuole fare qualcosa per l'ambiente, visto che si parla sempre di carta, di inchiostri o quant'altro. Per esempio, so che sempre negli Stati Uniti forse addirittura arrivano in anteprima digitali e poi cartacei, qualcosa del genere. Mi è sembrato una volta di aver letto come idee. Cioè, questo sto parlando di futuro, non di qualcosa che possa esserci oggi, però sicuramente è una strada che qualcuno aveva anche intrapreso. Cioè l'idea c'era, però secondo me se si sono 2,98 intanto costa 2,98 euro, quindi 3 euro contro i 5,60 è ancora tanto probabilmente per non averlo in mano, però poi anche questo capisco che ci sono di mezzo traduttori, c'è di mezzo comunque diritti, probabilmente non è solo la carta e la sola coperta. Argomento molto ampio, magari un giorno lo faremo in live proprio. Dipende molto secondo me anche dalla fruibilità poi del prodotto in sé, perché se il formato non mi permette, che ne so, di zoomare anche semplicemente su una vignetta, già faccio fatica, perché magari non ho neanche
strumenti adatti. Ora, io leggo in digitale e uso il mio portatile perché il portatile me lo permette, perché mi diventa un tablet di grosse dimensioni, però altrimenti alcune cose sono veramente illeggibili. Che provate a leggervi un Bakuman su smartphone? Sì, o un GTO su smartphone? Cioè sarebbe veramente improponibile, talmente fitti, talmente... Ma anche uno stesso One Piece, attenzione, perché anche quello ha delle tavole... Cioè se non puoi zoomare o comunque puoi zoomare tanto sommariamente, cioè deve essere un'app fatta bene, deve essere un investimento... Io credo che un giorno magari nascerà la casa editrice che farà solo ed esclusivamente in digitale. Riguardo alle case editrici che abbiamo oggi in Italia, non vedo proprio nemmeno avanzata la strada, non dico spianata, ma proprio nemmeno credo che non ci pensino poi del tutto. Domanda un po' più semplice, virgola. Dei volumi unici cosa consigliate? La musica di Marie, che diceva prima Bob, che è stupendo. Tra Bob, quelli più reperibili. Poi ci sarebbe anche L'eredità dei sogni di Satoshi Kon, ma non è reperibile, ovviamente. No. Sperando lo porti. Però è pubblicato in Italia una nuova edizione della Stirpe della Sirena di Satoshi Kon. Sì, che sì, sì. Non è male come racconto, non è il Satoshi Kon che siamo abituati a vedere nei suoi anime visionari, però è una storia un po' più tradizionale, che affonda, diciamo così, nelle radici del folklore, no? delle leggende, dei fantasmi giapponesi. Mm-hmm. Però insomma, per chi si vuole approcciare a quest'autore, che è stato anche fumettista oltre che un grande cineasta, potrebbe essere un buon punto di partenza. Sì, sì. Poi un altro volume unico, visto che ho la parola, se me lo permettete. Certo. Abbiamo accennato prima alla casa editrice di Init, che è molto meritevole e coraggiosa per quanto riguarda la scelta degli autori. Ultimamente ha pubblicato un cofanetto di 3 volumi unici di Hideshi Ino, che è un altro autore horror assimilabile un po' al filone di Kazuo Ohmetsu, poi rinvigorito recentemente da Junji Ito. Hideshi Ino, Visione d'Inferno, è il volume più uno dei più allucinanti che abbiamo letto. È davvero visionario, orrorifico, anche sarcastico da certi punti di vista nei confronti della società giapponese, quindi è caustico e corrosivo come solo lui sa essere. È anche un tratto di disegno fortemente espressionista, con questi neri marcati, violentissimi, che danno veramente un tocco di terrore in più alle sue storie. Perdiamo anche della Dinit ce ne sono tanti, secondo me, di volumi che meritano. Io ho amato anche particolarmente Helter Skelter, ad esempio, che secondo me è veramente molto valido. Non ho letto Pink perché sinceramente non credo che possa reggere il confronto, ho avuto questa vaga impressione. E anche i volumi dell'anno, ora in realtà me ne sta venendo in mente uno che è in 2 volumi, che è Memoria di un gentiluomo, che secondo me è molto valido, con questa ambientazione in un bordello francese che apparentemente parla di sesso, parla di prostituzione, ma in realtà parla di tutt'altro, parla di segreti e anche di molte cose che le persone, molti segreti e molte idee anche gli altri, che le persone si fanno su se stesse, che poi alla fine diventano poca cosa, come dire, davanti agli altri, molte preoccupazioni anche se hanno su di se stessi. Io direi anche, comunque, ora, a parte il Teskerter, mi è venuto in mente anche Il bambino di Dio, che secondo me, in quanto a cose allucinanti, i Nishioka Kyodai ci danno alla grande. È tremendo, sinceramente non so
Non sarebbe una lettura sicuramente consiglierei a tutti, anche perché è la storia di fatto di un serial killer, ma è veramente agghiacciante per me, soprattutto graficamente, per come è sviluppato. Sembra quasi come se fosse un incrocio fra qualcosa di quasi delle riproposizioni di arte antica, non neanche classica, quasi bizantina. Non so perché mi ha dato questa sensazione, quasi come se si fosse davanti a qualcosa di bizantino. E poi allo stesso tempo, per alcuni pattern, per alcuni disegni, sembra quasi come se fossero delle cellule, come se fosse qualcosa di organico, che è un po' difficile da spiegare in realtà, scusate, io mi perdo sempre nei discorsi, però è molto, è un po' complesso, perché sembra qualcosa di molto carnale, nel senso proprio di fisico, qualcosa come se fosse fatto di carne, e come se fosse fatto di qualcosa di molto viscerale, anche proprio di viscere. E se il personaggio, il protagonista, si ripercuotesse anche su tutti gli altri, con questa cosa del suo essere così schifosamente anche carnale, schifosamente viscerale, nelle cose che desidera, nelle cose che fa. Mi rimane molto difficile spiegarlo così in due parole, ci dovrei ragionare su, però è una lettura, secondo me, valida. Anche appunto, soltanto anche sul punto grafico è incredibile, fa veramente schifo. A me ha fatto molto schifo, però in senso positivo. Io invece, allora, stavo finendo, perché mi fanno le domande addirittura, cioè per la live direttamente sul cellulare, chiedi se scrivo, bypassano. No, chiedevano di Lady Oscar, è una domanda che vi faccio dopo. Infatti, la Rossellina chiede scusa in chat. Io, come volume unico, visto che sono un amante di Taniguchi, consiglio A Tempo di Papà, che non so se avete avuto modo di leggere, perché tra le sue opere, Taniguchi ha fatto tantissimi volumi unici degni di nota. Però, e forse anche migliori di Al tempo di papà, però io in quello ci ho veramente trovato tantissima tenerezza, ho trovato tutto il suo tatto, delle bellissime tavole, ed è, secondo me, visto che prima si parlava di imprescindibile, secondo me è l'opera imprescindibile di Taniguchi. È stata anche la prima ad essere stata portata in Italia, per cui se avete modo di recuperarla, qualcuno in chat scriveva Un cielo radioso, è un'altra opera meritevole di Taniguchi, come ce ne possono essere tante altre, però se volete approcciarvi a questo autore e volete un ottimo volume unico, assolutamente da leggere. Visto che me la faceva prima Rossellina, la faccio adesso, ce le voleva un consiglio se voleva recuperare la vecchia edizione di Visual di Lady Oscar, oppure se conveniva recuperare l'edizione, quella nuova di J-Pop, cioè capire un po' le differenze e comprendere se meritava di più una o di più l'altra. Non so se avete avuto modo di averle tra le mani entrambe, cosa ne pensate? No, io purtroppo ho tra le mani solamente quella nuova, e la consiglio senz'altro, perché è una buona edizione. Piena di pagine a colori, anche se i puristi hanno lamentato il fatto che in originale non erano a colori, non erano a colori. 70. E niente, è un classicone, io non l'avevo mai letto, avevo visto solo l'anime, sono rimasto molto colpito dalla verve ironica, dall'umorismo, dalle gag vere e proprie, dalle faccine deformate. Non me lo sarei mai aspettato da un drammone che avevo imparato ad amare dagli schermi televisivi. Però questo devo dire che non guasta assolutamente la profondità del racconto, anzi il manga è molto molto più approfondito per quanto riguarda proprio le pieghe delle vicende della protagonista e di tutti gli altri personaggi,
che si inquadrano proprio in un contesto storico ricostruito in maniera assolutamente attendibile. Forse uno dei primi manga a essere curato in maniera così insomma così attenta al contesto storico in cui è ambientato, non solo per quanto riguarda i fatti, proprio le vicende storiche, ma anche per i personaggi e quindi le varie vicende biografiche dei vari personaggi che sono realmente esistiti. Voi avete avuto... Io ho letto soltanto l'edizione J-Pop. Mm-hmm. Beh, l'edizione J-Pop comunque è veramente meritevole dal punto di vista scenico, diciamo così, questo cofanettone con il cancello, la figure che esce dal cancello e questi volumoni grandi. Io l'unica pecca che trovo in quel cofanetto è il cofanetto stesso per una questione di fragilità. Cioè, prima Bob ci ha fatto vedere quello di Lone Wolf and Cub, ecco, io avrei voluto... Con un cofanetto così sarebbe stata perfetta al 100%. Purtroppo io ho tirato fuori i volumi due volte di Lady Oscar per mostrarli, insomma, per sfogliarli e quant'altro, e nel rimetterli al loro posto hanno cominciato a vedersi le prime crepe sui bordini del cofanetto, perché è estremamente fragile. Però ecco, al netto di quello non si può criticare. Se non sbaglio, l'edizione di Individual per collezionisti, diciamo per gli iperamanti dell'autrice e di Lady Oscar, aveva al suo interno forse l'intervista, gli approfondimenti in più rispetto a questa. Però se non sbaglio, l'edizione di Visual stessa è praticamente non solo introvabile, ma credo che sia a prezzi... Io l'ho venduta verso settembre-ottobre, e quando, insomma, quando è stato fatto l'annuncio della nuova, e se non sbaglio l'avevo venduta 200 e passa euro, per cui è un po' introvabile. Invece a quel prezzo, per 75 euro costa? 75 l'edizione nuova? Più o meno. Settantina. 70 sì. Euro. Cioè 70 euro un'opera così, in un'edizione così, ne vale assolutamente la pena. Per cui diciamo che se uno arriva oggi sul mercato del manga e vuole recuperare Lady Oscar, non si può che consigliare quella di J-Pop. Io non so se nell'edizione di Visual c'erano le i frontespizi originali, però non credo siano presenti in questa nuova edizione, e in più ha un volumetto completamente autonomo, separato, di illustrazioni delle Ikeda, quindi questo è comunque qualcosa in più che ha l'edizione J-Pop. Come ho detto, secondo me è perfetta al 90, cosa posso dire, 98%, un pochino più di grammatura nel box non avrebbe guastato, visto poi anche il peso che hanno gli stessi manga, perché sono dei manga molto molto corposi e pesanti. Sono difficili da tirare fuori e da rimettere dentro al box. Sono molto misurati e ragazzi, si è fatta una certa, non abbiamo... Ah no, beh, qualcuno stava consigliando zucca e maionese, io e Bob ne sappiamo qualcosa di zucca e maionese. Molto carino, devo dire, molto bello, come del resto la maggior parte degli autori pubblicati da Dinit. Questo è un racconto che, non so perché, mi ha ricordato molto le atmosfere di Inio Asano, di cui abbiamo parlato prima. In un certo senso anticipa certe atmosfere, certi personaggi, certi ambienti di Asano, sì, decisamente. Anche se è uno stile di disegno molto più essenziale, molto più rarefatto rispetto a quello di Asano, che è ricchissimo, particolare. Decisamente. Noi abbiamo scherzato zucca e maionese per il titolo, scherzato per modo di dire, perché agli awards, quando siamo... Che praticamente è il momento di maggior dramma di Anime Click, la riunione per assegnare gli awards nello staff, perché chiaramente siamo in 5-6 persone, tutti con gusti diversi,
che votano manga diversi e che bisogna assolutamente scegliere quello preferito, e Zucca e Maionese era dietro dal nostro preferito per il nome, più che altro, perché era un nome abbastanza curioso. Ci sta ancora parlando della piattaforma del digitale. Vi prometto che un giorno o l'altro faremo una live apposita su questo, magari chiameremo anche un editore a parlare di questo, che può essere una cosa interessante, capire un po' su che strada sono orientati, magari possono dirci anche qualcosa in più su questo argomento che noi non sappiamo, cioè i motivi per cui non si spinge sul digitale o il discorso dei diritti, eccetera, eccetera. Mi avete dato una bella idea. Bene, siccome non ci sono altre domande, se fate una certa, io so che Valentina domani deve lavorare. Sì, io pure. Devo svegliarmi. Non solo Valentina. Mi sa di no. Ma devi svegliarti presto? Il presto è sempre relativo, per me sì. Nel senso, alle 7 devo essere in piedi. Per me le 7 sono presto, a casa mia sono presto. Sì, beh, più o meno l'orario mi sveglio anch'io. Per cui insomma, non ci sono altre domande, noi adesso vi salutiamo, vi ricordo appunto la live della settimana prossima riguarderà i manga più attesi del 2021, ci saremo appunto noi di Anime Click, e Kirio, non so se vuoi ricordare dove possono trovarti i nostri utenti. Sì. YouTube e Twitch, Kirio 1984, a Instagram anche volendo, se facciamo crescere un pochino. E su YouTube hai qualche progetto, ne hai parlato un pochino all'inizio live, quando non erano connessi in tantissimi, per cui se vuoi ripeterlo. Sì, sto facendo le mie top, è già uscita la mia top 10 shonen, e uscirà a breve, credo entro la fine di gennaio, la top 10 seinen, e poi nelle prime due settimane indicativamente di febbraio uscirà la top 10 shoujo. Quindi questi per ora sono i progetti più imminenti, e poi ho in cantiere anche una monografia su Inio Asano in collaborazione con un altro youtuber. Quando hai detto in collaborazione dico con Inio Asano, cioè dico magari. Magari. Valentina, la scimmia blu, ti ho sempre chiamato Valentina, meglio che ti chiamo Valentina, vero? È uguale. Benissimo. Dove ti possono trovare i nostri utenti? Su Instagram e su YouTube, dove sono caricati 6 video forse, una cosa così, insomma qualcosa c'è, più che altro sono attiva su Instagram e niente, nome è la scimmia blu su entrambi i social. Vi ricordo, beh, dopo saluto anche Bob, vi ricordo che potete abbonarvi al nostro canale, se avete Amazon Prime Video è gratuito, a noi la donazione arriva comunque, se volete fare invece una donazione, regalarci un caffè per il lavoro che facciamo qui o sul nostro sito ormai da più di 20 anni, potete pushare il pulsante delle donazioni, siate generosi con noi. Ringrazio Kirio, ringrazio Valentina per questa live sui manga. Trovarci ancora, grazie. Verrete ancora trovarci, ovviamente. Assolutamente. Ciao Bob, anche tu verrai a trovarci, noi ci sentiamo per altri motivi. Sempre a disposizione. Niente. Sempre a disposizione, grande Bob. Bene, buonanotte a tutti e alla prossima settimana. Ciao. Seguiamo. Ciao. Ciao.